Un appuntamento in collaborazione con Ricevitoria Gerace a Monteponelino. Da noi puoi giocare Supera 8, Toto Gol, Toto Calcio, Tris Giornaliere e Win for Life. Ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Match Point. Ricariche telefoniche. Pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'annesso bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in via Padre Pio a Monteponelito. Su di noi puoi scommetterci. Il 4 marzo è il giorno della nascita di Lucio Dalla, è il giorno delle elezioni nazionali, è il giorno della sfida tra la prima e la seconda in classifica. Vamos amigos, inebriamoci di emozioni. Buon pomeriggio gentili telespettatori dal comunale di Montepaone in località Frabotto Mannis, dove per la 23esima giornata del campionato di prima categoria Girone C stanno per scendere in campo le formazioni di Real Montepaone e San Calogero. Agli ordini del signor Marco Grimaldi di Reggio Calabria vediamo già le squadre che sono pronte a entrare con uno splendido ingresso applauditissimo dai numerosi tifosi, con tutta la scuola calcio, i bambini, i pulcini del Monte Paone, che accompagnano in questa super sfida appunto i giocatori di entrambe le squadre. E l'esterna 65 di S1 TV guidata da Antonio Siciliano, Pasquale Lentini, Sassai Apello, con Maurizio Vatrano, Giuseppe Ranieri e a bordo campo magicamente anche Fausto Varano, che si prepara appunto a darvi notizie appunto di questa partita, che rappresenta uno snodo essenziale del campionato appunto di prima categoria Girone C. Vediamo subito se Fausto Varano è in linea con noi da bordo campo. Fausto, ci sei? Vediamo se ci risponde. Fausto, buon pomeriggio, è un onore averti a bordo campo. Che sapore ha la felicità del calcio? Buon pomeriggio Giorgio, buon pomeriggio a te e a tutti i nostri telespettatori. Siamo qui a bordo campo in attesa che le squadre agli ordini dell'arbitro possano salutare il pubblico, si saluteranno tra di loro e poi, come sai, ci sarà il minuto di raccoglimento per la tragedia che ha vissuto oggi il mondo del calcio, questa immatura, improvvisa, addirittura proprio stranissima morte di Davide Astori nella trasferta di Udine. Sapete, tutti i nostri telespettatori credo che sono già a conoscenza del fatto che oggi non si giocano le partite di Serie A e di Serie B. Certamente non era possibile fare questo per i campionati minori, per i campionati dilettantistici, e quindi siamo qui a bordo campo a vivere questa partita. Speriamo che sia una giornata di calcio, di sport, anche proprio e particolarmente in memoria di Davide Astori. Perfetto Fausto, ti ringrazio e prepariamoci appunto a sentire tutte le emozioni dal vivo del Frabotto Mannis e dalla tribuna. Qui sono già accesi i fumogeni, è un insieme meraviglioso. Ci sentiamo a brevissimo Fausto. Va bene, e io sono qui a Portocampo. Leggiamo quando subito vuoi, quelle chiamare. Che sono le formazioni. Il San Calogero si presenta con Calarco, Aquilano, Rizzo, Baroni, Maccarone, Campennì, Prestia, Bello, Antonio Monteleone classe 94, Colacchio e Antonio Monteleone classe 86. Il Montepone risponde con Lombardo, Fiorentino Ienco, Mellace, Conidi, Bassi De Masi, Doria, Marco Voci, Procopio, Marcellino e Domenico Voci. Vediamo che intanto c'è il consueto saluto all'amatissimo Gregorio Vatrella, che appunto rappresenta sempre un riferimento per i giocatori del Montepaone e non solo, perché tutti quanti l'hanno conosciuto, l'hanno sicuramente amato. E intanto ci si porta a centrocampo per il minuto di silenzio, appunto come diceva Fausto, in ricordo di Davide Astori, morto proprio questa mattina a Udine, e quindi tutte le partite dei campionati professionistici fermi, noi facciamo il minuto di raccoglimento.
Ed ecco che un grande unico applauso ricorda il capitano della Fiorentina, il giocatore del Cagliari, il giocatore della Roma, Davide Astori. Non vi abbiamo fornito di quelle che sono le panchine, mister Mimmo Romano del San Calogero porta con sé in panchina Parbonetti, Giordano, Galati, Cocciolo, Borello, Mazzeo e Rotella, mentre la panchina del Montepaone è formata da Leone, Nania, Paparazzo, Pirritano, l'altro Paparazzo, Canistrà e Mungo. Quindi questo era per dovere di cronaca, per darvi il dato preciso di tutti quelli che sono i giocatori in campo. Il Montepaone li attaccherà da destra verso sinistra con la divisa, quella che di solito si usa in trasferta, tutta nera con inserti gialli, calzoncini neri e calzettoni ugualmente neri, mentre nel classico rosso-blu il San Calogero attaccando rispetto alla nostra postazione da sinistra verso destra, e sarà proprio il San Calogero con Bello a battere il calcio d'inizio. Vediamo che l'arbitro sta appunto verificando le ultime cose per dare il via a questa partita, una partita che probabilmente deciderà i destini del campionato di prima categoria Girone C calabrese. Subito in pressing il Montepaone con Aquilano che viene pressato e si appoggia su Campennì che alza la palla in parabola, però noi abbiamo qui la fortuna di avere uno di quelli che hanno accompagnato i giocatori in campo. Tu come ti chiami? Nicola. E hai fatto entrare i giocatori in campo dando la mano a chi? Al numero 2. Del San Calogero? Sì. Bravo Nicola, in bocca al lupo. E quindi vediamo che la palla si impenna, colpo di testa, recupera Monteleone che tocca per Monteleone, li chiameremo il numero 9, quello più giovane con 10 reti all'attivo, e il numero 11 invece quello che ne ha fatte 15 e che è il bomber, qui due Monteleone da 25 reti a testa. E subito riprende palla il Montepaone con Bassi De Masi che si affida a Conidi che poi restituisce a Bassi De Masi e si comincia con la consueta azione elaborata del Montepaone per poter eventualmente stanare gli avversari, e con partecipazione anche di Gianmarco Lombardo che da buon portiere moderno usa i piedi oltre che le mani non solo per parare ma anche per gestire il gioco. Pressing però, ruba palla Monteleone, si accentra, tenta il tiro, appoggia per il numero 4, tiro miracolo di Gianmarco Lombardo che è andato a togliere dalla porta un tiro preciso di Baroni che ha tirato a botta sicura ma ha trovato di fronte a sé un ottimo Lombardo, mentre invece Procopio dall'altro fronte ruba palla a Campennì, arriva Procopio in corsa, il pallone rimbalza, esce Calarco e fa sua la palla. Sentiamo subito Fausto Varano, emozioni al primo secondo praticamente. Sì, effettivamente il tecnico del San Calogero sta cercando di gridare, di incitare i suoi per tenere alta la squadra, non farsi aggredire e fare in maniera tale che la propria difesa diventi sempre un pochettino più alta, non stare ad aspettare il gioco del Montepaone. E come hai visto poco fa ci possono essere in questo caso subito delle ripartenze. Io direi, Giorgio, se sei d'accordo, una comunicazione di servizio la facciamo in diretta, teniamoci il microfono sempre aperto così possiamo intervenire. Piuttosto volevo dire, ricorda gli allenatori che devono stare nell'area tecnica, li vedo leggermente fuori, quindi svolgi questo compito anche di servizio. Non è compito mio, che sono l'arbitro caccia anche me poi. Va bene, ok Fausto, allora apriamo e chiudiamo il collegamento a seconda delle esigenze, perché ho solo due mani e quest'oggi non mi hanno fornito oltre anche che della VAR. Anche io, ma tienilo aperto con l'auricolare. Ciao Fausto, ed ecco che riprende subito l'azione il San Calogero che gestisce la palla all'altezza della tre quarti campo con il numero 5 Maccarone, scarico poi verso l'esterno alto di sinistra, recupera però in velocità e parte Domenico Voci, si tratta di Doria, marcato da Colacchio, la palla arriva al centro ed è Aquilano che la mette in calcio d'angolo sull'irrompere di Marco Voci, e quindi ci sarà il primo calcio d'angolo in favore del Montepaone, sarà battuto presumibilmente da Mellace con l'ausilio di Fiorentino che si sposta, mentre intanto il signor Grimaldi ricorda che si è fatto qualcosa a Calarco e quindi bisogna un attimo attendere lo svolgimento dei soccorsi al portiere, perché chiaramente senza portiere non è possibile
appunto attivare la partita. Intanto Mellace si sistema il pallone per la battuta, gli si fa vicino anche Domenico Voci, Calarco ha risolto i suoi problemi e vediamo che ormai è proprio sold out anche il secondo anello del Frabotto Mannis, con numerosissima presenza di supporter vibonesi. Parte Mellace, ribattuta la palla, ma c'è Grimaldi che chiede appunto che venga rispettata la lunetta del calcio d'angolo, che è effettivamente molto stretta in quella parte del campo per quanto riguarda il Montepone, ma tant'è, quindi bisogna mettere la palla, piazzarla con almeno un angolo che tocchi il vertice appunto del segno di gesso, e quindi si ripeterà il calcio d'angolo a battere Armando Mellace, che si prepara appunto a immaginare la traiettoria. Qualche spintone in aria, parte il pallone, colpo di testa, la palla rimbalza liberata con Fiorentino che la ruba a Colacchio, la rimette in mezzo, filtra il pallone, ma poi è Campegni che la mette fuori per lo scatto di Bello, che recupera il pallone, supera la metà campo, affronteggiato da un avversario, si appoggia, ma ecco, c'è un rimpallo che vede il raddoppio di marcatura e il fallo su Monteleone da parte dei difensori del Montepaone, e quindi ci sarà una punizione in favore degli ospiti vibonesi, che sono partiti sicuramente col piede giusto per poter imprimere alla gara quelle accelerazioni che sicuramente il Montepaone vorrà ribattere e vorrà appunto riproporre però in fase offensiva nei confronti del San Calogero stesso. C'è il signor Grimaldi che dà istruzioni sulla battuta, se non andiamo errati, nei confronti di Monteleone, che si preparerà a battere di destro una parabola a rientrare con 5 giocatori all'interno dell'area di rigore. Ecco che vediamo un attimo di che si tratta. Grimaldi che va a controllare tutta la situazione, movimento dell'esterno, parte la parabola e la palla finisce direttamente tra le braccia di Gianmarco Lombardi, che richiama i suoi, fa salire tutta la squadra e si prepara al rinvio, questa volta in favore di Bassi De Masi. Le intenzioni della panchina del Montepaone, Fausto, cosa sta dicendo mister Pisano ai suoi? Pisano dice che nel momento in cui stanno per uscire non devono farsi aggredire dai centrocampisti avversari, vuole che si giochi largo, che si parta lateralmente in maniera tale proprio che non ci sia questa possibilità di attacco frontale. Ecco, e notiamo anche che Baroni, il fuoriquota, figlio d'arte, figlio di mister Baroni, che ora riceve la palla, sta giocando in posizione avanzata, tant'è vero che è stato lui prima a fiondare nei confronti di Lombardo. Sì, sono movimenti tattici che fanno i tecnici. Mister Romano probabilmente ha pensato di rivoluzionare questo, ha mandato questo numero 4 lì in avascoperta sulla fascia di sinistra. Benissimo Fausto, il collegamento funziona, vediamo il tocco di Prestia intercettato da Jenko che ruba palla, recupera intanto Marco Voci, controlla la palla, 3 giocatori su di lui, alla fine cade per terra Marco Voci e abbiamo appunto una punizione in favore del Montepone. Marco Voci, quando siamo giunti al 7° minuto di gioco, sul risultato chiaramente sempre fermo sullo 0-0, conquista un'importante punizione che sarà l'Highlander Armando Mellace a scodellare al centro con tutti i lunghi o quasi che del Montepaone che scendono, ci sono 4 giocatori pronti a cercare il colpo di testa, e anche Conidi che oggi appunto si veste, se non andiamo errati, la fascia di capitano. Vediamo che parte Armando Mellace, movimento sul primo palo di Conidi, spizzata di Procopio, ma recupera ancora e riparte il San Calogero con Monteleone in velocità, Jenko che compie tutta la diagonale senza fallo, va a strappare il pallone al fortissimo attaccante del San Calogero, mentre l'altro Monteleone però recupera ancora palla, e Baroni che tocca per Bello riceve la palla e la restituisce a Colacchio in posizione leggermente arretrata, ma certamente utile per lo svolgimento della manovra del San Calogero. Barone punta l'avversario, non si intende con Bello e ruba palla in velocità Doria, che parte velocissimo, alza la testa, ha di fronte a sé il numero 5 Maccarone, tocca per Procopio, posizione regolare, Salvatore Procopio dà l'idea del gol, ma la palla si spegne sull'esterno del
della rete, grazie anche all'uscita di Calarco che ha coperto tutto lo spazio e quindi ha costretto Procopio ad aprire il piatto destro, e la palla è finita sull'esterno, dando però a tutto il pubblico presente, quando siamo ormai all'ottavo minuto di gioco, l'idea del gol. Quindi come Baroni ha centrato Lombardo, questa volta Procopio ha realizzato un tiro molto pericoloso, entrambe le azioni però non hanno sortito l'effetto gol e quindi si rimane sullo 0-0 con uno scatto del numero 9 del Mandzukic del Montepone, Salvatore Procopio, che era sul filo del fuorigioco, ma da come vediamo sul nostro monitor di servizio in posizione sostanzialmente regolare. Fausto, 8 minuti, già due o tre emozioni, non è che qua ci agitiamo troppo per questa partita? D'altra parte, Giorgio, sai che questa è una partita di cartello, oggi è una partita probabilmente non diciamo decisiva ma molto importante per questo campionato, quindi le due squadre che possono giocarsi in questo momento il primo posto in classifica, ricordiamo che il Montepone deve recuperare sempre la partita con il Bivongi, però in pratica ufficialmente sarebbero a un punto, ripeto sempre quello che dico la domenica, che le partite bisogna giocarle, però questa è una partita importantissima. Se il Montepone dovesse vincere, anche perché all'andata ha perso 1-0 lì a San Calogero, lo dovesse vincere, potrebbe avere l'opportunità di scavalcare il San Calogero. A proposito dell'azione di prima, volevo dirti che inizialmente si era tentato di parlare di un possibile fuorigioco, però poi non hanno protestato più di tanto i giocatori del Montepone nella panchina del San Calogero, chiedo scusa, nella panchina, quindi è presumibile che la posizione fosse regolare. Peccato, perché proprio Procopio ha un pochettino sbagliato l'impatto e non ha inquadrato la porta. E intanto Domenico Voci ruba palla, si allarga per Fiorentino, penetrazione dell'esterno che mette la palla in mezzo, Procopio, Calarco, smanaccia, ancora Ienco, non è finita, la palla però si impenna e viene ribattuta poi di testa da Rizzo, con Baroni che controlla elegantemente ma non riesce a appoggiare a Monteleone, costringendolo a mettere la palla in rimessa laterale in favore di un Montepone che, sollecitato sulle corde alte dell'agonismo e dell'atleticità, sta rispondendo alla grande nei confronti di un San Calogero per nulla timoroso e, come giustamente diceva Fausto, sceso qui per dimostrare che la prima e la seconda danno spettacolo. Marco Voci tenta l'appoggio, ancora Ienco che ruba palla, la recupera all'altezza della bandierina, ha di fronte a sé il numero 7 Prestia, vince il tackle, poi ancora un tackle deciso con Monteleone e la palla finisce in rimessa laterale, questa volta per gli ospiti vibonesi, e sarà appunto il San Calogero a effettuare questa rimessa con le mani. Vediamo se ne incarica il numero 2 Aquilano, vediamo che arretra leggermente la raggio d'azione, Monteleone con Doria con Ienco che lo francobolla, e ancora Aquilano che effettuerà questa rimessa con le mani, marcature strettissime, tutti in un fazzoletto i giocatori, e ancora la palla in rimessa laterale, si guadagna un altro metro e sarà appunto Rizzo che tocca per Colacchio, che appoggia all'indietro per Campegni, che fa scivolare la palla verso Maccarone pressato da Doria, ma riesce a liberarsi bene impostando così l'azione offensiva con Rizzo della squadra del San Calogero. Rizzo evita un avversario, mette in mezzo per Bello, marcato con decisione da Conidi, e quindi c'è la punizione in favore del San Calogero per il fallo alle spalle. Questa volta siamo all'altezza dei 23-25 metri, anche se defilati sulla sinistra zona d'attacco del San Calogero, con la possibilità, se non andiamo errati, per Colacchio, o anzi no, si tratta di Monteleone, classe 86, di cercare di tirare direttamente in porta, presumibilmente di destro. Chiede due giocatori in barriera Lombardo, disponendoli in maniera da poter comunque vedere la palla. Vediamo che scende anche Aquilano mentre chiama uno schema Monteleone, sono anche in questo caso 5 marcati sostanzialmente a zona i potenziali colpitori di testa del San Calogero. Parte la parabola eccessivamente lunga e cogliamo quindi l'occasione per salutare anche i raccattapalle, i giovani del Montepaone che sono presenti in massa, mentre intanto Lombardo accelera troppo i tempi e viene appunto richiamato dal signor Grimaldi per rieffettuare correttamente il rinvio, con uno scambio con Conidi che favorisce ancora Lombardo anche oggi in tenuta giallo-rossa con scarpini abbinati. Riceve ancora Lombardo, con il pressing effettuato dai giocatori del San Calogero sui portatori di palla del Monteleone che dà frutti, ma con
Jenko che protegge la palla evitando che la faccia proprio a Monteleone e quindi conquistando una rimessa laterale che effettua lo stesso Jenko, lunga verso Procopio che spizza verso Marco Voci, colpo di testa di Campagnia, ancora Procopio, recupera Colacchio, il tocco è a favorire l'attacco con Monteleone che difende la palla, scambia con Colacchio tutto in un fazzoletto, raddoppio di marcatura con Jenko che non fa passare il passaggio del numero 10 del San Calogero e con Aquilino che sotto gli occhi di mister Romano si prepara a effettuare la rimessa laterale guadagnando qualche metro ma l'arbitro lo consente. Ancora un colpo di testa di Mellace, la palla finisce a Salvatore Procopio, Colacchio abilmente gliela soffia, allarga verso Monteleone, sovrapposizione di Rizzo che riceve subito la palla e sulla destra con Baroni che cerca di aprire uno spazio, Rizzo mette in mezzo, la palla è leggermente lunga, Monteleone ci arriva lo stesso ma è Jenko che fa buona guardia e mette addirittura in rimessa laterale evitando anche il calcio d'angolo. 14° minuto e 13 secondi, ancora 0-0 ma una partita vibrante sin dall'inizio con il pubblico che sta seguendo con grande attenzione e con tifo caloroso ma corretto gli sviluppi del match. La palla arriva fin dentro l'area di rigore, poi ci pensa Bassi De Masi a metterla in rimessa laterale ma rimane in zona d'attacco con Aquilano il San Calogero che ricordiamolo ha al momento come diceva giustamente Fausto 4 punti di vantaggio ma il Montepaone deve recuperare ancora la partita di Bivongi e ancora Bassi De Masi che non si fida e mette la palla in out e quindi rimaniamo tutti in zona d'attacco con il Montepaone un po' chiuso nella propria metà campo con il solo Salvatore Procopio pronto appunto a reimpostare un eventuale attacco. Ancora una rimessa laterale che però l'arbitro assegna al Montepaone avendo notato l'ultimo tocco da parte appunto di un giocatore del San Calogero. Ci sarà appunto questa rimessa effettuata da Jenko per Bassi De Masi che si appoggia per Lombardo. Non viene effettuato il pressing sul portiere del Montepaone e l'apertura è verso Fiorentino che si scontra con Rizzo e è stato eccessivo l'intervento di Fiorentino, giusta la segnalazione dell'arbitro, certamente però nessun tipo di cattiveria e quindi si riprenderà con una punizione in favore del San Calogero quando siamo giunti al 15° minuto e 40 secondi del primo tempo. Il San Calogero si è installato con decisione nella metà campo del Montepaone e vediamo ora che viene subito battuta con Colacchio che scambia con Baroni, elegante il tocco ma c'è l'intervento di Mellace che comunque viene contrato in maniera eccessiva dal secondo l'arbitro e quindi riparte ancora il Montepaone. Vediamo se Fausto ha la mia stessa sensazione, se riusciamo a metterci in contatto. Fausto, mi senti? Vediamo in questo momento il collegamento con Fausto, non prende, riproveremo tra un momento. La mia sensazione è quella di un San Calogero che sia partito con decisione proprio per evitare un primo assalto del Montepaone che da parte sua invece cerca di ragionare su quelle che possono essere le possibilità tattiche che offrirà questo match. Ricordiamo che sia mister Pisano che mister Romano sono due strateghi. Il tocco è per Marcellino che arriva con decisione, la palla viene ribattuta da Campagnì però subisce anche un colpo e quindi giustamente viene messo il pallone in rimessa laterale per permettere i soccorsi a Campagnì. Fausto, mi senti? Vediamo se riesco a mettermi in contatto con Fausto. Ecco, dovrebbe esserci ora. Fausto? Vediamo se risponde perché questi collegamenti sono fatti apposta per poter permetterci appunto di sentire le sensazioni dirette dal campo. Ecco che io lo intravedo Fausto che sta per sentirci. Ecco, intanto Campagnì che viene soccorso da quelli che sono i sanitari appunto presenti qui sul campo di Montepaone, fortunatamente nulla di grave e quindi si riprende lo stesso Campagnì. Quindi si riprenderà come rimessa laterale affidata questa volta al San Calogero che però appunto probabilmente la restituirà al Montepaone per poter permettere la ripresa del gioco. Ecco che si prepara appunto Aquilano a effettuare la rimessa stessa mentre Campagnì appunto sta riprendendo posizione in campo, viene restituita la palla
a Lombardo e quindi riprende ancora con Bassi De Masi il gioco del Montepone. Lancio di Bassi De Masi per Doria, tocco per Procopio che cerca di evitare l'intervento dei difensori del San Calogero, che però mettono in rimessa laterale con Maccarone. E quindi ancora rimessa laterale in favore del Montepone con il Millennials Rocco Jenko che appunto la effettua, ma la palla viene ribattuta in out. E ancora una rimessa, sono marcature molto aggressive quelle messe in atto le due squadre. Marcellino liberato da Domenico Vosci, il colpo di testa però di Maccarone permette al San Calogero di ripartire. Ecco che il lancio in profondità per Bello non è misurato da parte di Monteleone e la palla finisce in rimessa laterale in favore del Montepone con Jenko che si prepara a effettuarla nella zona di sua competenza per quanto riguarda appunto le rimesse. Colpo di testa di Procopio che tocca per Mellace che cerca, è circondato da avversari, ruba palla Monteleone però in maniera non corretta, giusta la segnalazione di Grimaldi che appunto si fa sentire, dovrebbe trattarsi di un arbitro di promozione o anche di categoria superiore inviato da Reggio Calabria proprio per poter gestire una partita di cartello, una partita importante. Ecco che riceve Bassi De Masi che scambia con Mellace, Mellace allarga cercando di aprire per Fiorentino, copre però Monteleone evitando che la palla giunga all'attaccante, all'esterno del Montepaone e la palla finisce ancora in rimessa laterale e quindi possiamo dire che il Montepaone probabilmente ha superato questa prima fase di attacchi del San Calogero e sta rispondendo ora che siamo al 20° minuto di gioco cercando di installarsi con decisione nella metà campo dei giocatori vibonesi. Errato il tocco di Mellace, la palla finisce in rimessa laterale di competenza di Aquilano che appunto chiede però un pallone di quelli gonfiati bene perché ce ne sono di vario tipo secondo i giocatori, l'esatto gonfiaggio dei palloni è un concetto filosofico complicatissimo quando lo debbono decidere i singoli giocatori. Ecco che Jenko effettua la rimessa, Colacchio e Domenico Vosci, recupera ancora Baroni che di esterno suggerisce per Monteleone, ruba palla Fiorentino, punta l'avversario, mette in mezzo, è molto bello l'intervento di Maccarone perfezionato poi da Monteleone. Vediamo se si è ripristinato il collegamento con Fausto Varano. Fausto, dicevo che la sensazione è che il Montepone stia prendendo un po' le misure a questo San Calogero. Sì, sta prendendo le misure, però deve stare attento, come dicevamo prima, come dice mister Pisano, di stare attenti quando escono con la palla, di non centralizzare in maniera tale che possano intervenire i centrocampisti avversari. D'altra parte il Montepone è chiamato, diciamolo, dal calendario, dal fatto che giochi in casa, dalla situazione di classifica, a fare la partita e a cercare di sbloccare il risultato. Il San Calogero alla fin fine potrebbe anche accontentarsi del pareggio, anche se sappiamo benissimo che questa squadra non è che va a controllare effettivamente la partita, perché poi si sa che in una partita può sempre succedere qualcosa anche agli ultimi secondi. E questo ce lo insegna Paolo Dybala, quindi intanto c'è stato un fallo su Marcellino e sarà competenza di Mellace effettuare appunto questo calcio di rinvio, anzi questa punizione che potrebbe interessare i colpitori di testa del Montepone. Fausto, quindi il collegamento ripristinato, ne approfitteremo a breve. E intanto cogliamo anche l'occasione per salutare un altro importante ospite del parterre de Rouen di oggi a Montepone, il presidente Mirarchi, anche il presidente Mirarchi ingolosito da questa partita tra prima e seconda della classe. Ah, io sono venuto anche perché avevo degli amici qui a San Croce che ho salutato, ma le due squadre si stanno confrontando a viso aperto e ritengo che il punto virtuale che il Montepone ha di vantaggio potrebbe recuperarlo effettivamente quest'oggi, perché non mi pare che sia la giornata giusta per il San Calogero. Ci sono vari uomini che stanno sbagliando cose molto facili.
Grazie Presidente, intanto vediamo che Calarco si prepara appunto al rinvio quando siamo giunti al 22esimo minuto di gioco, sempre sul risultato di 0-0 a reti bianche tra Real Montepaone e San Calogero. Parte Calarco, traiettoria lunga a superare o quasi la metà campo, stop impreciso di Monteleone, scambio Procopio Marcellino, parte sulla fascia Domenico Vosci, perfetto per decisione e tempismo l'intervento di Aquilano che sottrae la palla all'esterno alto del Montepaone, che però conquista una rimessa laterale, riceve ancora Domenico Voci, attenzione, è chiamato un controfallo, il rinvio di Jenko ha colpito Aquilano e questo sicuramente in maniera involontaria, però Aquilano ha assorbito subito il colpo mentre Calarco si fa sentire con decisione nei confronti dei suoi difensori e dei giocatori della sua squadra per poter perfezionare al meglio i movimenti. Ecco che Prestia allarga in direzione di Rizzo, si sposta tutto l'asse di gioco sulla fascia sinistra del campo, il tocco è per Baroni che scambia per Colacchio, una sorta di centromediano metodista posto un po' all'indietro, che ancora un lancio per Baroni, il pallone non viene mantenuto in campo da Monteleone e la palla finisce in rimessa laterale e noi cogliamo l'occasione per andare a salutare Maurizio Vatrano, l'uomo dei numeri. Maurizio, come sta andando questa partita dal punto di vista dei movimenti strategici che misuri via compiute? Ad ampio raggio, diciamo leggermente spostato più avanti il Montepaone, però a quanto pare il San Calogero è una squadra molto ostica, tant'è vero che comunque riescono a sfruttare quelle palle che noi dietro, tipo nei primi minuti, tentiamo di amministrare, di gestire. Grazie Maurizio, un lavoro complesso ma un lavoro utilissimo per quello che è lo staff di mister Pisano. Ancora uno scambio a centrocampo che vede Mellace alzare la testa e ragionare e poi cercare di andare via in bello stile per lanciare Procopio, finta di Procopio, Marco Voci si gira, deciso Maccarone, ma la palla è ancora nel possesso del Montepaone. Procopio riceve il pallone ma l'arbitro Grimaldi probabilmente giustamente vede un fuorigioco di rientro dell'attaccante del Montepaone, quindi riparte ancora Monteleone, si tratta dell'anziano bomber dell'86 che dà ancora verso l'altro Monteleone, ribatte Bassi De Masi al centro della difesa con Marco Voci che cerca di recuperare il pallone ma non ci riesce e quindi ci sarà una rimessa laterale che da questo lato è di competenza, ormai l'abbiamo capito, di Aquilano. Aquilano tocca verso il numero 7 Prestia che appoggia su Colacchio, Baroni tutto di prima, Monteleone riceve la palla, si tratta del più giovane dei Monteleone, ancora per Baroni, fermato e riparte ancora il Montepaone con Doria che se ne va in bello stile, scambia nello stretto con Procopio, alla fine però è Monteleone che recupera la palla e cerca di andarsene, intervento deciso probabilmente di Doria e quindi c'è stato un fischio di Grimaldi che appunto va a richiamare le eventuali contestazioni che ci possono essere in questo caso perché forse c'è stato il fallo ai danni del giocatore vibonese. Sentiamo ora, vediamo se Fausto può darci delle indicazioni, addirittura mister Pisano è uscito dall'area tecnica e così ora Fausto ci spiegherà cosa è successo esattamente. Fausto, un momento di nervosismo? No, c'è stato un pochettino qualcosa che per quanto riguardava la palla che era andata in fallo laterale, però sono stati proprio i giocatori del Montepaone ad alzarsi a dire agli avversari di stare tranquilli e di evitare che si facessero delle proteste inutili, perché non era il caso, ma tutto quanto è rientrato subito, è venuto anche un dirigente del San Calogero qui a chiarire e tutto quanto è rientrato. Grimaldi è autorevole o autoritario? Diciamo che abbastanza tiene bene la partita, fino adesso secondo me ha sbagliato soltanto una cosa, che ha dato l'inversione di fallo laterale poco fa al San Calogero e non l'ha data un attimo dopo al Montepaone, solo quello lì ha sbagliato fino adesso. Va bene, peccato veniale allora per Grimaldi e vediamo ora come Colacchio batterà questa punizione quando Grimaldi lo vorrà. Grazie Fausto. Ecco che Colacchio guadagna anche qualche metro, c'è mister Pisano che ancora chiede comunque spiegazioni su quello che deve succedere. Parte
anche Colacchio, parabola lunga, esce con sicurezza anche difeso dai suoi Lombardo e recupera il pallone rinviandolo lontano verso Procopio. Elegantissimo lo stop di Procopio, apertura verso Marco Voci, colpo di tacco che non favorisce Marcellino ma vede Prestia recuperare la palla, ma veramente un'azione che era stata impostata in maniera bellissima dal Montepaone, anche se poi l'ultimo passaggio non è stato preciso. E ancora un tocco verso Monteleone che evita Fiorentino, ha di fronte a Semellace, quindi deve scaricare all'indietro, giro palla verso Baroni che allarga per Colacchio, Colacchio controlla, ancora un Procopio oggi in forma smagliante che va a disturbare da primo difensore appunto l'azione del San Calogero, con Baroni che recupera e si chiude bene il Montepaone ripartendo con Domenico Voci che difende il pallone, ragiona, appoggia per Mellace, Mellace probabilmente cambierà gioco, anzi no, preferisce far schierare la propria squadra e anche il San Calogero toccando indietro verso Gianmarco Lombardi, poi Capitan Conidi che controlla la palla e ancora una volta Gianmarco Lombardi addirittura in posizione di libero aggiunto, ormai 10 metri oltre i 16 dell'area di rigore, e Conidi che apre per Fiorentino, Fiorentino per Domenico Voci, palla verso Marcellino, si chiudono Aquilano e il numero 7 Prestia, c'è ancora un combattimento con la baionetta che vede uscire Doria, tiro, la palla rimbalza, arriva però ancora in tempo Maccarone e rilancia verso Monteleone, Monteleone dell'86, e quindi la palla finisce in rimessa laterale. Il Montepaone sta alzando il ritmo, il San Calogero quando siamo giunti alla mezz'ora di gioco tiene testa appunto alle sfuriate dei padroni di casa, con un Procopio che sta in questo momento giocando un po' per tutta la squadra, Bassi De Masi che protegge il pallone sull'arrivo di Bello e mette in rimessa laterale. Però al presidente Mirarchi un pronostico possiamo chiederlo, ma io non so la partita come finirà, perché non sono così bravo come voi competenti sul calcio, però la partita è aperta, può portare a qualsiasi risultato. Quindi risposta politicamente corretta da parte del presidente Mirarchi, e intanto molto fisico in Mellace che, stringendosi poi la mano con Monteleone, lo porta fuori campo con tutto il pallone. Intanto Lombardo ha già reimpostato per Conidi, ma sappiamo che ormai Grimaldi è un po' pignolo, vuole che si ricominci come e quando dice lui, e quindi costringe Lombardo a riprendere ancora e a calciare, però sempre nei confronti di Conidi che riceve palla con Domenico Voci che fa il consueto movimento a rientrare per poter portare via dalla zona di competenza uno o due avversari. Ancora Lombardo che allarga verso Jenko, imperfetto il tocco, però riesce lo stesso a servire Marco Voci, chiuso da Aquilano, arriva Bello che si appoggia per Baroni, un momento di confusione in campo con Mellace che poi apre verso Marcellino, Marcellino ruba palla, solo Marcellino! Al trentesimo minuto riesce sul tocco, con un tocco delicato, a mettere alle spalle di Calarco, e quindi al trentesimo minuto di gioco il Montepaone fa esplodere il frabotto Mannis e tutto il pubblico in piedi con tutti i raccattapalle che vanno ad abbracciare il fuoriquota locale che con un delizioso pallonetto ha battuto l'incolpevole, in questo caso Calarco, dopo un'azione veramente da manuale da parte del Montepaone. E quindi la partita ha una svolta quando siamo giunti alla mezz'ora di gioco, con Marcellino che ha segnato, e vediamo se Fausto Varano sta abbracciando. Vediamo se Fausto Varano sta abbracciando appunto i giocatori. Fausto, che gol è stato visto dal campo? È stato un gol bellissimo, davvero una grandissima azione in profondità. E la cosa che volevo segnalarti, te lo facevo già prima, mentre il mister Romano è abbastanza silenzioso in panchina, Pisano guida tutte le azioni della sua squadra, addirittura detta i passaggi da come si parte, e così è stato anche in questa occasione, ha dettato il lancio in profondità. Poi per contrappeso, mentre tutta la panchina è andata ad abbracciare Marcellino che aveva sentito il gol, lui è rimasto tutto quanto freddo, impassibile sulla sua posizione ad aspettare che rientrassero. Vedi le due facce di un allenatore che cerca di vivere la partita in modo particolare e singolare. Fausto, è un piacere sentire queste descrizioni, sembra di stare al Louvre e guardare dei veri e propri quadri d'autore. Ci sentiamo a breve, mentre il Montepaone è in vantaggio per 1-0.
ed ecco che però è stata assegnata una punizione, sarà Monteleone a calciarla, siamo a 24 metri e 30 centimetri distanza dalla porta di Lombardo, viene stabilita appunto una barriera con quattro elementi, anzi cinque se riusciamo a contarli bene, e quindi il destro di Monteleone potrebbe essere assai pericoloso, mentre c'è qualche screzio in panchina, ma sarà Monteleone appunto a calciare questa punizione, una punizione effettivamente importante per quanto riguarda il San Calogero. Ma vediamo, ci sono, parte Monteleone, colpisce la barriera, vediamo un attimo se ora Fausto ci può dire cosa sta succedendo, perché abbiamo visto un mister Romano particolarmente arrabbiato. Cosa è successo? Mister Romano in pratica sosteneva che Marcellino avesse toccato la palla con le mani e lo ha detto all'arbitro, però guardando anche la panchina del Montepone, fino a quando a quel punto Pisano ha risposto e ha detto: mister, evitiamo di fare polemiche. E da lì è nata la questione, la polemica, perché poi Romano un pochettino ha alzato i toni della discussione e poi è intervenuto anche un dirigente, però per fortuna tutto quanto è rientrato, dai. Ok, grazie Fausto per la precisione. Intanto è ancora Prestia che tocca lateralmente verso Monteleone, che evita due avversari con eleganza, controlla ancora la sfera, cerca di imbeccare Prestia, ma qui c'è Jenko che fa buona guardia e poi Marcellino non riesce a mantenere la palla in campo, e quindi il San Calogero, colpito nell'orgoglio, che praticamente cerca di accelerare per recuperare un risultato che in questo momento lo vede soccombere, ed è l'unico risultato che serve al Montepone, mentre, come abbiamo già detto in precedenza, il San Calogero ha a disposizione anche il pareggio. Salutiamo anche Giuseppe Ranieri, benvenuto Giuseppe qui in tribuna stampa, si sta caldi, comodi e coccolati in tribuna stampa. Amici sportivi, buon pomeriggio dal comunale di Montepone. Una bella gara, in questo momento il Montepone ha sbloccato l'equilibrio, ha rotto l'equilibrio e sicuramente si assisterà ad un finale di match intenso. Grazie Giuseppe, sarà Prestia a calciare di destro, probabilmente con parabola uscire per uno dei sette colpitori di testa del San Calogero, ma svetta ancora Fiorentino e riparte il Montepone con Colacchio, che però va a recuperare ancora la palla, pressato da Marcellino che fino ad ora è il bomber, con Doria che va addirittura a disturbare Calarco. Conidi anticipa l'avversario, tocca per Marco Voci, parte Procopio, ma Calarco con sicurezza, uscendo fuori all'area di rigore, respinge ancora un colpo di testa di Bello e fischia la punizione per fallo dell'attaccante vibonese su Conidi, il signor Grimaldi, che comunque sta mantenendo in pugno una partita che certamente nel momento in cui si accende diventa anche difficile da gestire, ma sembra che fino a questo momento il signor Grimaldi abbia ben chiare le idee. Ecco che Domenico Voci controlla la palla, combatte con Baroni, scambia con Fiorentino e poi Mellace, ancora per Domenico Voci, si chiude molto bene la difesa con Maccarone e con l'intervento anche di Rizzo, e la palla finisce in rimessa laterale con una rimessa appunto che sarà effettuata da Fiorentino, e ora il Montepone giustamente incomincia anche a gestire la gara, perché cerca di mettere a frutto il gol di vantaggio con Procopio, che alza una parabola complicata con Marco Voci che la recupera, ma quando la palla è già uscita fuori dal campo regolamentare, e quindi con una conseguente rimessa, calcio di rinvio da parte di Calarco. Calarco si prepara a rinviare, tutti i suoi giocatori sono praticamente nel cerchio di centrocampo, la palla viene colpita di petto da Mellace, Marcellino, Domenico Voci, tutto di prima, si inserisce Campenis, scambia con Maccarone che apre molto bene per Rizzo, parte in velocità l'esterno basso del San Calogero, che si appoggia poi per Baroni, tocco per Monteleone, diagonale di chiusura di Domenico Voci, ma ancora è il San Calogero che recupera palla, Doria si combatte, Monteleone, Domenico Voci e Mellace defilato sulla destra, gli rubano palla, Baroni si gira, appoggia ancora per Rizzo, entra Fiorentino con decisione, vi perde il tackle con Baroni che approfondisce l'attacco, il lancio lungo viene colpito di testa da Jenko e messo in rimessa, anzi in calcio d'angolo, però molto bello il gesto tecnico di
Baroni, che di esterno destro in corsa aveva fatto un cross che certamente poteva far gola a qualche colpitore di testa. Si prepara adesso a battere questo tiro alla bandierina il numero 11 Monteleone, ricordiamo il numero 9 è più giovane. Esce intanto Gianmarco Lombardo, con sicurezza fa sua la palla e invita tutti gli altri giocatori a posizionarsi in avanti per poter poi effettuare il rinvio vero e proprio con le mani, in questo caso favorendo il tocco per Fiorentino. Fiorentino alza la testa, aspetta il movimento dei compagni, viene un attimo pressato ma trova poi la linea di passaggio per Mellace, che apre molto bene per Jenko. Jenko punta l'avversario, ha di fronte a sé Aquilano che però lo chiude e la palla va in rimessa laterale. Fausto, volevo chiederti quale indicazioni sta dando mister Romano ai suoi per riaprire o rimettere in gioco questa partita. La cosa strana, attenzione! Attenzione, Domenico Voce su un errato rinvio di Calarco è andato a colpo sicuro di sinistro e ha messo la palla clamorosamente fuori. Vediamo, Calarco probabilmente si è scontrato con Campegni, però Domenico Voce non è riuscito a concretizzare questa occasionissima. Dicevamo, intanto Fausto era molto decentrato, da qui si vede meglio la posizione, effettivamente non era molto facile. La cosa strana è che mister Romano, piuttosto che pensare alla sua squadra, l'ha richiamato anche un suo dirigente, pensa sempre ancora a litigare con Pisano. Era l'unico che aveva visto probabilmente quel fallo di mano, nessuno ha protestato e lui ancora continua con quella situazione. L'ha detto rivolgendosi verso la panchina del Montepone, quindi è inutile che a questo punto neghi l'evidenza, e però pare che abbia un conto aperto con il tecnico del Montepone. E penso che oggi abbiamo un bordocampista che può essere una vera miccia, visto il potenziale di dinamite di mister Romano. Quindi Fausto, in bocca al lupo, sarà anche un bel racconto. Mi tengo lontano. Intanto c'è stato un fallo e c'è una punizione in favore del San Calogero, con Campegni che va a battere. E attenzione, Grimaldi sta mandando via qualcuno. Vediamo di chi si tratta. Viene allontanato dalla zona della panchina un dirigente del Montepaone. Vediamo, ecco, cosa succede. È un dirigente che viene allontanato da Grimaldi. Fausto, eri proprio lì, non è che ha allontanato no, te? No, no, a me si guarda bene dal farlo, perché sono armato di microfono, scherzo ovviamente. No, non so, pare che probabilmente il direttore ha detto qualche cosa, l'arbitro l'ha sentito da centrocampo, è tornato proprio decisissimo a cacciarlo. Purtroppo dobbiamo dire la verità, non è che è la prima volta che il medico del Montepone viene allontanato, non ce ne voglia dottore, ma effettivamente è successo anche in altre volte. Però stavolta non mi sembrava che avesse effettivamente esagerato nel dire nulla. Anche Pisano si è girato un pochettino stralunito per quello che era la decisione. Intanto i giocatori del San Calogero chiedono che ci possa essere il recupero, lui aspetta che il dottore esca. Io volevo sapere, aspetta che vediamo se Alessandro mi dice qualcosa. Vediamo Fausto che proprio si informa direttamente, no, intervista dal vivo. Lo sa, dice non lo so, era qua in piedi probabilmente, forse. Non so se ha detto qualche cosa, io da qui non l'ho sentita, anche perché ho le cuffie per sentire te. Va bene, ciao Fausto. E quindi allontanato il medico del Montepaone, e sarà una punizione in favore del San Calogero. Quando siamo giunti al nostro cronometro al 41esimo minuto, ma ci sarà ancora qualcosa a recuperare, il Montepaone è in vantaggio per 1-0, gol alla mezz'ora di Marcellino, con Campegni e Marco Voci che deve arretrare di una trentina di centimetri secondo Grimaldi. Parte la parabola di Campegni, arriva al centro dell'area di rigore, esce con Idi, viene recuperata però da Rizzo che scodella verso Prestia, il pallone filtra ma Fiorentino manda via la sfera con Maccarone che recupera di testa, e Procopio che salta sopra Colacchio per recuperare il pallone, e Doria che riceve da Bassi De Masi cercando di evitare che la palla finisca in rimessa laterale. Presidente, quanto è difficile giocare una partita decisiva per il campionato a livello di concentrazione e di freddezza da tenere poi in campo? Certamente un impegno mentale che vince chi ha più temperamento, e il Montepone sta giocando meglio del San Calogero. Il San Calogero
non sta giocando benissimo. E intanto, è un secondo tempo eccezionale. E intanto dopo una volata di Marcellino, ora c'è Monteleone che punta l'avversario, entra in aria, non si passa da quel lato, poi tenta il tiro, plastico l'intervento di Lombardo che poi recupera evitando anche il calcio d'angolo, quindi botta e risposta, fuga in avanti, non in fuorigioco come vediamo dal monitor di servizio da parte di Marcellino, non si risparmiano i colpi ma in senso sportivo e agonistico con Doria che tocca per Marcellino, la palla presumibilmente non era uscita ma l'arbitro si fa cenno di sì e quindi rimessa laterale in favore del San Calogero con Aquilano che tocca verso Monteleone, pressato da un ottimo Mellace, la palla ancora in rimessa laterale, Aquilano, Mellace dice di no ma recuperano metri i giocatori del San Calogero e ancora Aquilano che recupera per Bello che tocca di petto, è un combattimento con Mellace, la palla si impenna, viene controllata da Baroni che smista subito nella zona di Rizzo, ha di fronte a sé il numero 7 Doria, punta l'avversario Rizzo, si ferma, cerca il supporto in Monteleone che la mette in mezzo, Conidi colpisce di testa però mette in calcio d'angolo evitando anche il rientro del numero 3 appunto Rizzo che era in posizione. Prego Presidente. Che la partita sia sentita e molto delicata lo dimostrano anche le scaramucce tra Pisano e Romani, due mister che stanno litigando sull'aria però. Ecco che arriva la palla al centro dell'area, svetta Campegni, recupera ancora di testa il Montepone, Marcellino rinvia con un rilancio regbistico e con Colacchio che appoggia all'indietro verso Calarco che è pressato da un ottimo Procopio, rinvia, colpo di testa ancora a favorire Doria, Doria di prima intenzione per Marco Voci che arriva in velocità, alza la palla Maccarone, Marco Voci che non era partito in fuorigioco, per poco non inganna la difesa del San Calogero. Provvidenziale l'intervento di Maccarone con Procopio che si era fermato proprio per non partecipare a un'azione viziata inizialmente da un fuorigioco, viene questa volta sistemata bene, viziata potenzialmente da un fuorigioco, viene sistemata bene la palla per il calcio d'angolo con Mellace quando siamo al 44esimo e 33 secondi, per cui bisognerà vedere quanto recupererà il signor Grimaldi, parte appunto Mellace che si prepara a battere, parabola arcuata con Domenico Voci, però su di lui interviene Campegni che ancora di testa svetta, è come se giocasse al piano di sopra, Conidi controlla, ancora uno scambio all'indietro, Bassi De Masi che pressato da Monteleone è costretto a mettere la palla in rimessa laterale con tutto il San Calogero che continua proprio ad attaccare, ancora Monteleone ha di fronte a sé Bassi De Masi che lo ferma in maniera molto elegante strappando anche gli applausi al pubblico e con Marco Voci che controlla il pallone, ha su di sé Campegni, evita l'intervento di quest'ultimo, allarga molto bene verso Doria che riceve palla sul cambio di fronte, Doria mette in mezzo, chiusura decisa di Maccarone con Colacchio che recupera e cerca di impostare l'azione ancora su Baroni, ma viene fermato quest'ultimo da Fiorentino che cerca di andarsene in velocità e viene steso dal numero 4 del San Calogero e quindi ci sarà una punizione in favore del Montepaone, zona d'attacco, siamo nella tre quarti campo del San Calogero che sarà battuta e servirà appunto a far passare questi minuti di recupero perché siamo già al 53esimo secondo oltre il 45esimo. Vediamo che è proprio Mellace che si prepara a scodellare la palla e sarà Mellace, dicevamo, di destro con Grimaldi che conta i passi, dovrebbe arrivare a 9,15 metri, ipotizzando che un passo del signor Grimaldi sia di un metro e qualcosina. Fausto, tu sei pronto per un'eventuale intervista al volo a fine primo tempo? Io spero di sì, sono qui a bordo campo, come l'arbitro finisce io vado in campo, lo sai che non mi tengo giustamente, assolutamente. Vediamo questo calcio di punizione che dovrebbe essere l'ultima azione del primo tempo. Sì, anche se non ho visto quanto recupero segnalato, ma siamo già... un minuto. E allora dovrebbe essere passato. Mellace, parte la parabola molto alta, arriva uno schema, Domenico Voci rimette in mezzo, rovesciata, si impenna la palla, viene ribattuta. Attenzione, Mellace, tiro e la palla finisce in out. Vediamo se darà la possibilità anche di calciare il rinvio il signor Grimaldi. Sembra che non abbia il fischietto in bocca e quindi si tratta di Calarco che si prepara appunto a calciare nella zona di attacco del San Calogero. Il pallone
pallone arriva lungo sulla destra, colpo di testa di Prestia, Mellace ruba il pallone con Aquilano che controlla di petto e poi rinvia a sua volta dove c'è Monteleone, raddoppio la marcatura di Bassi De Masi. Secondo me Fausto ha dato 10 minuti di recupero io ho visto, Grimaldi, perché siamo già io al 48esimo. Ho visto un dito soltanto alzato prima, si vede che probabilmente adesso nel fare battere la punizione ha ulteriormente aumentato il recupero, adesso non ha nemmeno adesso l'impressione di voler fischiare, sono già passati più di 2 minuti e mezzo, quindi siamo già al terzo minuto di recupero, vediamo se fischierà in questo momento la palla, c'è cioè il fallo, tanto no, non c'è fallo, poi si prosegue, lo chiama alla fine. Punizione. Tanto Fausto, mi sembra che quelle due ragazze con cui dovevamo uscire l'appuntamento ce l'abbiamo alle 9, quindi possiamo sì, aspettare. Sì, sì, ma tranquillo, anche lo... ecco ha fischiato già, eccolo qua. Vediamo se io riesco, e allora, se riesco vediamo a beccare. Se riesci, magari Marcellino che ti sta passando vediamo. Accanto, dietro di te Marcellino, è già passato. Vediamo, vediamo Marco, che c'è Marco. Un po' di confusione. Ecco siamo con Marco Voci subito. Allora, un primo tempo importante, avete aggredito subito il San Calogero e siete riusciti a passare in vantaggio meritatamente. Sì, dai, abbiamo attaccato bene e difeso bene, abbiamo avuto belle occasioni, abbiamo fatto gol, ma vediamo la partita. Com'è la situazione in campo? Poi, tranquillo. Grazie Fausto, intanto stanno contestando qualcosa all'arbitro, comunque ringraziamo Fausto Varano, che però manteniamo il collegamento perché vediamo che è un finale un po' acceso, stanno cercando di proteggere l'arbitro da alcune contestazioni e vediamo che il signor Grimaldi ora viene portato anche dai dirigenti del San Calogero, viene accompagnato negli spogliatoi, quindi io ringraziamo ho visto che Fausto ho visto da Botto che ha preso anche un numero, e ricordando Giorgio, scusami. Che il risultato al momento è di 1-0 per il Montepaone, gol di Marcellino al 30esimo. Vi diamo appuntamento all'inizio del secondo tempo. Ricevitoria Gerace a Montepaonerino. Da noi puoi giocare Super Era 8, Totogol, Totocalcio, Tris giornaliere e Win for Life ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Match Point. Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'annesso bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in via Padre Pio a Montepaonerino. Su di noi puoi scommetterci. Gentili telespettatori, benvenuti per la visione del secondo tempo della partita Real Montepaone-San Calogero. La prima frazione di gioco è finita 1-0 per il Montepaone con rete di Marcellino alla mezz'ora e l'esterna 65 di S1 TV guidata da Antonio Siciliano, Sasai Apello, Pasquale Lentini con Maurizio Vatrano, Giuseppe Ranieri, Fausto Varano a bordo campo e la voce di Giorgio De Filippis vi dà il benvenuti per gustarvi appunto il secondo tempo di quello che è il big match della 23esima giornata del campionato di prima categoria Girone C calabrese. Non sembra che ci siano stati cambi tra le fila delle due squadre, quindi le formazioni dovrebbero rimanere le stesse, il San Calogero con Calarco, Aquilano Rizzo, Baroni, Maccarone, Campegni, Prestia, Bello, Antonio Monteleone del 94, Colacchio e Antonio Monteleone dell'86 agli ordini di mister Mimmo Romano, mentre il Montepaone risponde con Lombardo, Fiorentino Ienco, Mellace, Conidi, Bassi De Masi, Doria, Marco Voci, Procopio, Marcellino, l'autore del gol, e Domenico Voci. È tutto pronto per l'inizio della seconda frazione di gioco, vediamo appunto, ci conferma, ora chiederemo conferma da bordo campo a Fausto Varano che non ci siano state sostituzioni e ci si prepara appunto alla battuta con ecco che chiediamo proprio a Fausto Varano. Fausto, non ci sono sostituzioni al momento? Non mi pare, sono riscaldati i giocatori della panchina, ma mi pare che ancora cambi non ce ne sono state né da una parte né dall'altra. Si riparte con gli stessi 22 del primo tempo.
Perfetto, e quindi Grimaldi si sta accordando con tutti, con i portieri, con tutti quelli che debbono avere da lui un riscontro per poter dare il via alla seconda frazione di gioco. Vediamo che ha in mano l'orologio, in bocca il fischietto, quindi riparte il gioco con il Montepaone che stavolta attaccherà da sinistra verso destra, e vediamo che però il tiro di Mellace è ribattuto da Prestia, e il rilancio poi viene fatto proprio da Aquilano, che scambia con Campenni, e il tocco è per Colacchio, contrato da Domenico Voci, il recupero ancora è per Bello, marcato con grande decisione da Bassi De Masi, che non fa passare l'atletico giocatore del San Calogero, e la rimessa di Aquilano favorisce ancora Monteleone. Parliamo del giovane, un po' come Plinio il Vecchio e Plinio il Giovane, ma attenzione, c'è fallo su Bassi De Masi da parte di Bello. Fausto, come sono gli animi? Vedo che in panchina mister Romano non è tranquillissimo. No, assolutamente no, anzi nell'entrare ha detto ai suoi giocatori: attenzione che il primo che parla mi sa che l'arbitro lo caccia fuori. Ah, quindi insomma ha comunque tranquillizzato i suoi. Può essere anche una tattica dell'allenatore quella di magari contestare in prima persona ma lasciare tranquilli i suoi. Colacchio intanto ruba palla, tocca per Monteleone che controlla, svirgola un po', ma riesce ugualmente a servire il compagno Prestia, che tenta la soluzione da lontano e la palla finisce in out. Allora approfittiamo ancora di Giuseppe Ranieri, vedo che stai già prendendo appunti, come al solito lo spazio domani sulla Gazzetta del Sud non basterà. Beh, una gara del genere meriterebbe almeno 40-50 righe. Comunque il bello del calcio non finisce di stupirci, perché questa è una gara dove prima e seconda si stanno affrontando all'arma bianca, possiamo dire, Giorgio. È importante questa vittoria per il Montepaone, ma il San Calogero sa che oggi non deve fallire. Il gol di Marcellino al 30° della prima frazione di gioco ha dato un sussulto importante. Ed ecco che ringraziamo Giuseppe Ranieri, sarà appunto Rizzo a effettuare la rimessa, Bello colpisce e poi rinvia allontanando il pallone con Idi. Colpo di testa di Aquilano, il pallone si impenna, Mellace, Procopio recupera il pallone a sua volta, ma è una fase di gioco un po' confusa, con un tocco per Prestia che evita l'intervento di Ienco, tocca verso Monteleone, ancora una volta con precisione fermato da Bassi De Masi, che poi si appoggia su Lombardo. Il tocco a tra Procopio e Ienco, ma sicuramente il San Calogero è sceso in campo con la volontà di rovesciare subito il parziale che lo vede soccombere, ma il Montepaone sta cercando con il consueto ordine di portare avanti le proprie trame. E ancora però Maccarone che tocca per Baroni, scambio con Monteleone, ancora Baroni che alza la palla, stop di petto di Bello, ha di fronte a sé però The Wall con Idi e non si passa da quel lato, ma è ancora Colacchio che controlla la sfera con eleganza, sfruttando anche il proprio baricentro basso che gli permette di avere una velocità di movimenti superiore alla media. Il tocco poi per Baroni che non riesce a controllare, Procopio che innesca Marco Voci, ha di fronte a sé Maccarone, alza la testa, sovrapposizione di Doria, uscita sicura di Calarco che va a bloccare il pallone proprio quando Doria stava per fare sua la sfera sul suggerimento di Marco Voci. Ma ancora il Montepaone con Domenico Voci che cambia con Marco, recupera ancora la palla, Procopio, apertura per Marco Voci, sembra il Barcellona, Marco Voci mette in mezzo e anche qui è molto bravo Campenni a chiudere ogni spazio di gioco e a recuperare il pallone, ma non si ferma Fiorentino che entra in velocità e viene contrato in rimessa laterale. Presidente Miracchi, sicuramente una bella partita. Sarà un bel secondo tempo, tutto da vedere. Nel San Calogero il Montepaone stanno giocando veramente all'arma bianca, chi attacca poi viene attaccato e così via. Bella partita. E intanto volevo chiedere a Fausto se mister Pisano sta dando delle indicazioni precise o mantiene una posizione di calma. È abbastanza calmo, credo che sia contentissimo della sua squadra, del fatto di come si sta muovendo la sua compagine, perché sta facendo queste belle azioni, come sappiamo giocano sempre sull'opportunità dello scambio tra Voci, Marco e Procopio, quindi non danno situazione alla squadra avversaria di poter controllare le ripartenze appunto della squadra di casa.
Fausto, abbiamo esaminato gli highlights degli ultimi 20 anni di partite con bordocampista. Sei stato l'unico che ha chiesto cos'era successo quando è stato espulso il medico direttamente all'allenatore. Un'intervista da bordocampo durante la partita, quindi hai acquisito un nuovo record. Vabbè, questo tra con gli altri, tanto ormai in 50 anni ne abbiamo fatti tutti i colori, anche questo. Ed ecco che intanto riparte ancora la parabola lunga del San Calogero, ma è Baroni che arpiona la palla. Il lancio però a favorire Monteleone vede Fiorentino controllare che la sfera finisca in rimessa laterale, mentre mister Romano sta facendo riscaldare un po' tutta la sua panchina proprio a bordo campo. E Fiorentino che aspetta appunto il movimento di qualche compagno, ma c'è qualcosa che non va, c'è una sostituzione. Fausto, dici tutto. Sì, è pronto il numero 19, Antonio Paparazzo. Antonio Paparazzo, diciamo per la precisione primo, perché sì, è quello dell'89, ed esce il numero 21 Marcellino. Siamo al sesto del secondo tempo. Probabilmente, presumo, o per infortunio o ritieni che sia una scelta tecnica? No, io credo che sia una scelta tecnica, perché a questo punto metterà probabilmente, siccome Marcellino ha giocato a centrocampo, nella stessa posizione, uomo per uomo, quindi dovrebbe essere più un incontrista, magari adesso cerca più di difendersi che non di attaccare, vedremo comunque. Mister Pisano, come Max Allegri, insomma, gestisce la sua rosa in maniera da poterla adeguare a tutte le fasi di gioco, e Paparazzo sicuramente ha anche un'esperienza tale da permettere di gestire una situazione di vantaggio, una partita delicata, anche se Marcellino fino a questo momento rimane il match winner della partita, e quindi onoriamo e standing ovation per questo giocatore che ha fatto un gol veramente pregevole. La rimessa laterale viene effettuata da Rizzo, controllata da Monteleone, che ha il problema di girarsi, non si passa, ma il rimbalzo poi favorisce ancora Rizzo che combatte con Doria, anche da qui si chiude e si raddoppia e riparte ancora il Montepaone, ma Colacchio ruba palla, Monteleone sombrero nei confronti di Mellace, che però poi evita che possa completamente superarlo il giocatore del San Calogero, ma il San Calogero è tutto nei 20 metri del Montepaone, cerca ancora di uscire la difesa del Montepaone, c'è stato un fallo fischiato forse con un attimo di ritardo da parte di Grimaldi, è caduto a terra un giocatore del San Calogero, presumo possa trattarsi di Colacchio, ma ora controlleremo, non so se no, Colacchio è in piedi, quindi Fausto, tu hai visto chi si è fatto male? No, vedo che è un giocatore del Montepaone che ha casciato e abbassato, mi pare che sia... No, c'è anche un giocatore del... Ecco. Si sono alzati tutti e due, fortunatamente. Sì, tutto alle piedi, nulla di grave per fortuna. Piuttosto dal punto di vista sportivo c'è una punizione che può essere interessante per il San Calogero e pericolosa per il Montepaone, con tutti gli avanti, notiamo anche Campennì che è un buon colpitore di testa insieme a Bello che potrebbe ricevere questa parabola che chiaramente calcerà Monteleone, mentre Grimaldi si occupa, calcolando esattamente 9,17 m come risulta dal nostro monitor di servizio, appunto la distanza della barriera, con Paparazzo che mette anche le braccia in maniera tale da non poter poi essere accusato di tocco di mano in caso di potenziale rigore. Parte Monteleone, parabola corta, attenzione, e c'è stato un colpo di Bello, probabilmente però l'ultima deviazione è stata di Conidi, che però contesta appunto un'eventuale trattenuta, ma certamente un'azione gol da parte del San Calogero, con una di quelle palle sporche che arrivano al centro dell'area e potrebbero essere pericolosissime. Marcatura zona su questo calcio d'angolo, Mellace ribatte, riparte, vediamo Doria in velocità, si ferma, rallenta e poi apre molto bene per Procopio. Procopio ha il problema di girarsi, ancora per Doria, è partito Paparazzo in posizione regolare e purtroppo l'impatto col pallone non è favorevole, quindi il controllo penalizza il giocatore del Montepaone e permette alla difesa del San Calogero di recuperare. Il lancio è ancora per Procopio sul rimbalzo, ma Procopio non rincorre la sfera perché era in posizione di offside, e quindi una rimessa laterale, una questione di centimetri, Giuseppe Ranieri, perché Paparazzo non è riuscito con lo stop di tacco a seguire. Sì, è stato un peccato, una bella azione prodotta tutta in velocità, è importante adesso legittimare il vantaggio per lo scacchiere giallo-verde, però abbiamo visto anche come il San Calogero è stato più prudente, ma è giunto dalle parti di Lombardo, l'ultima punizione di Monteleone esce a fil di palo, quindi è una gara aperta.
E sicuramente Paparazzo ci è andato vicinissimo a quello stop di tacco a seguire che nella giornata di ieri ha fatto anche Insigne in Serie A. Intanto riparte ancora Aquilano che scarica verso Prestia, che controlla la palla su di sé Mellace, che va a pressare, il pressing poi permette al Montepaone di uscire con Domenico Voci che si appoggia su Jenko. Poi cambio di gioco da parte di Paparazzo verso Doria che si lancia da solo con un colpo di testa, ma la palla finisce in rimessa laterale. Chiediamo al presidente Mirarchi se ritiene che ci siano dei segnali di qualche cambiamento, se l'1-0 può resistere. Ho la netta sensazione che c'è, da un punto di vista atletico il San Calogero era un po' in difficoltà, questo potrebbe aggiungere ancora più agonismo a questa partita, che mi auguro che rimanga fino a come adesso sul piano del gioco e dello sport. Ed ecco che Paparazzo ruba palla, scambio con lancio in profondità verso Jenko che va via in bello stile e l'arbitro segnala che non c'è fallo, da parte di Rizzo, e quindi il pallone finisce sul fondo e si riprenderà con una punizione in favore con un calcio di rinvio in favore del San Calogero. Però chiediamo a Fausto Varano, c'è una doppia sostituzione da parte del San Calogero. Sì, due giocatori ad entrare, il 17 e il 18, Mazzeo e Rotella, ed escono, vediamo se ce l'abbiamo qui vicini, il numero 4 e il numero 10, quindi esce, quindi, Baroni e Colacchio. Ed entrano, sì, esatto. Mazzeo e Rotella, quindi esatto. Siamo al dodicesimo. Azione anteriore. Dodicesimo del secondo tempo. Sì, è un San Calogero che probabilmente mette due giocatori potenzialmente offensivi, quindi il 17 Mazzeo e il 18 Rotella. Ma era questo quello che dicevamo prima, l'inserimento di Paparazzo, probabilmente perché Pisano ha visto che c'è il San Calogero che all'inizio del secondo tempo sta pressando di più. E intanto la palla finisce a Procopio che la difende e la protegge, facendo poi partire Jenko in velocità. Cross di Jenko, la palla arriva a Marco Voci che si gira con decisione con un sinistro che però viene murato dall'avversario, e poi c'è un fallo da parte di Jenko nei confronti di Rizzo e il pallone si riprenderà di Aquilano, si riprenderà con una punizione in favore del San Calogero. E noi altro cambio. Un altro cambio, Fausto, dice tutto, quindi entra? Entra il numero 14, Galati. Ed esce Aquilano, quindi fuori sì. Tutti quelli difensivi, si gioca per pareggiare. Eh beh, certamente il San Calogero sappiamo benissimo che deve cercare di recuperare, quantomeno almeno tentare di ottenere un pareggio che lo manterrebbe in posizione di prevalenza rispetto al Montepaone. Fausto, però mi sa che tu potresti, ma ormai ti hanno superato con uno scatto, intervistare Baroni che stava andando via, però ormai si sono allontanati dalla tua zona di influenza, perché sì. Baroni è un fuoriquota di quelli importanti per il futuro del calcio calabrese. Intanto vediamo se mi riesce di sentire ad Aquilano quando esce. Sì, e intanto recupera Rizzo che mette la palla in mezzo, chiama il pallone Lombardo, blocca in due tempi e quindi permette ai suoi di risalire e quindi di disporsi. Quando al nostro cronometro siamo giunti intorno al quindicesimo di gioco e il risultato è sempre di 1-0 in favore del Montepaone, gol alla mezz'ora da parte di attenzione che da parte di Marcellino si chiude la difesa del San Calogero, ma vedo che Fausto è andato proprio a prendere Aquilano, impeccabile Fausto. E allora Aquilano è stato appena sostituito, molto stanco, si corre su questo campo. Come siete ripartiti nel secondo tempo per cercare di almeno raggiungere il pareggio? Beh, normale, se vogliamo vincere dobbiamo fare questo, se vogliamo vincere il campionato. Com'è il campo? Com'è, in che condizioni è? No, non è buonissimo, però si può giocare. Purtroppo abbiamo preso gol, in quel modo ci hanno messo in mezzo e abbiamo preso gol. Sentivo Romano che quando rientravate diceva che dovete stare attenti ad eventuali parole, perché ci potrebbero essere. Cosa vi ha detto negli spogliatoi? Di stare tranquillo che prima o poi il gol arriverà, se giochiamo. Questo. E di non cadere in provocazioni. Grazie, ti faccio riposare, ciao.
Perfetto Fausto, grazie per l'intervento. Intanto c'è rimessa laterale ancora effettuata dai giocatori del San Calogero in zona d'attacco, con Bassi De Masi che controlla la palla e sventaglia in avanti con lo scatto di Marco Voci, l'intervento di testa di Mazzeo che si è posizionato quindi in difesa con apertura del gioco verso Rizzo da parte di Rotella e Mellace che impedisce il cross mettendo in rimessa laterale. E ancora Rotella che fa grande movimento, riceve la palla, cerca di girarsi, ha su di sé Fiorentino, apre verso Monteleone e poi ancora Conidi che rinvia con decisione e il colpo di testa però permette al San Calogero di rimanere ancora in zona d'attacco con Fiorentino che non riesce a controllare la sfera e Rizzo. È Rizzo che effettua la rimessa, ancora Conidi che controlla e poi cerca un rinvio, colpo di testa, Rotella che forse tocca con la mano, l'arbitro è vicinissimo e non fischia niente, poi fischia appunto un fallo su Mellace e si riprenderà con una punizione in favore del Montepaone. Secondo intervento e secondo disturbo nei confronti di Maurizio Vatrano, ha cambiato molto il San Calogero mentre soltanto paparazzo per il Montepaone. Sì, in effetti sono cambiate pure le trame di gioco, ci sono molti spazi in avanti per il Montepaone che dovrebbe puntualmente sfruttare, almeno spero, mentre dall'altra parte il San Calogero ovviamente, visto che sta soccombendo per 1-0, ha alzato il baricentro e sta anche costruendo delle buone trame di gioco. Grazie Maurizio Vatrano, ma un infaticabile Fausto Varano intanto ha bloccato anche Marcellino, l'uomo del gol. Ci puoi far descrivere come ha fatto il pallonetto, Fausto? Sì, intanto par condicio, siamo in tema di elezioni e dobbiamo farlo obbligatoriamente. Allora Marcellino, un gran bel gol. Qualcuno diceva addirittura che hai toccato la palla con le mani, non è così? No, con la spalla l'ho presa. Con la spalla. Senti, che gol, ci descrivi il tuo gol? Ho fatto un inserimento da sinistra. Sono arrivato davanti alla porta e ho fatto il pallonetto. Ecco, intanto tranquillizziamo tutti quanti, tu sei stato sostituito non per problemi tecnici, per problemi fisici. Per infortuni. Ah, per infortuni. Mi sei girato il ginocchio. Va bene, comunque adesso stai bene, sì. Portiamo avanti questa vittoria? Vediamo. Grazie. Fausto, fagli gli auguri perché Marcellino è reduce anche da alcuni infortuni e quindi è un giocatore importante per il calcio a Montepaone. Intanto sì. Il tiro di Rotella viene bloccato da Lombardo, ma sicuramente sta suonando la carica tutto il San Calogero cercando di recuperare una partita, così come gli è successo a Lamezia, dove alla fine il 2-2 ha permesso di pareggiare, ed è un'altra partita importante per la vetta della classifica. Colpo di testa di Fiorentino, Doria prolunga il pallone e la palla però finisce in out con rimessa laterale che sarà effettuata da Rizzo dopo che Mazzeo ha controllato appunto che la palla finisse definitivamente fuori. E ancora Maccarone, si impenna la palla con Maccarone che salta, contesta qualcosa Marco Voci, probabilmente ha un po' allargato il braccio Maccarone e il lancio è verso Bello, stop di petto, cerca di girarsi, si appoggia verso Prestia che evita un avversario, poi tenta il tiro, viene rimpallata la palla ma è un San Calogero a trazione anteriore con Rizzo che recupera ancora la sfera, ruba palla Fiorentino, ripartenza del Montepaone, Fiorentino sovrapposizione di Marco Voci con Procopio che 3. Si allarga, Marco Voci punta l'avversario ma Fiorentino preferisce favorire l'intervento di Paparazzo che si accentra e poi tenta il tiro che però non impensierisce Calarco, anche se Marco Voci chiedeva sostanzialmente di ricevere il pallone. Il rilancio immediato è per Monteleone che tocca all'indietro per Prestia, anticipato a Paparazzo, tunnel e tocco per Domenico Voci, apertura verso Doria che col classico passo da Cristiano Ronaldo mette una palla in mezzo ma viene intercettata da Campenì, il rilancio in profondità vede Conidi senza troppi fronzoli rinviare e la palla finisce nella zona di Galati che a sua volta alza un campanile con Bello e il numero 3 Doria che lottano e poi Bassi De Masi che con perfetta scelta di tempo riesce a anticipare di testa il giocatore avversario che pure è più alto di lui. Il tocco ancora per Paparazzo, si combatte con decisione, lancio verso Marco Voci che controlla il pallone, segnala il fuorigioco il signor Grimaldi. Quando siamo al 19° minuto di gioco il risultato è sempre di 1-0 in favore del Montepaone, ma la partita si sta aprendo con continui cambiamenti di campo. Vediamo cosa dice Fausto Varano. Fausto, tu che eri quasi all'altezza del guardalinea, hai visto il fuorigioco? Sì, era leggermente in avanti Marco Voci e d'altra parte non ci sono state nemmeno proteste da parte di nessuno.
E intanto la palla è finita in rimessa laterale, però nella zona d'attacco del Montepaone, con Fiorentino che si avvia appunto a effettuare questa rimessa con le mani, e con tutto il Montepaone che sposta il baricentro in avanti. Intervento di Maccarone che blocca la palla, Bassi De Masi in posizione di centrale che controlla e poi sventaglia verso Domenico Voci. Apertura importante, Domenico Voci punta l'avversario, mette in mezzo, ma esce ancora con decisione il San Calogero. Attenzione che c'è uno scontro deciso tra, ci sembra, il numero 7 Doria e il numero 9 probabilmente Monteleone. Ora controlleremo. È un colpo, comunque sembra niente di grave, c'è stato comunque questo colpo, è giusta la segnalazione di punizione, la punizione è in favore del San Calogero. Presidente Mirarchi, il pubblico qui sta soffrendo, perché però è diviso equamente, metà del secondo anello Montepaone, l'altra metà San Calogero. E tutte e due attendono da una parte la conclusione del match e dall'altra il pareggio. E abbiamo ancora 20 minuti buoni per assistere a un avvincente incontro tra due delle regine di questo girone. E sarà Calarco a effettuare il rinvio in avanti. La palla supera la metà campo, salta di testa Paparazzo ma viene anticipato, controlla Rotella, la palla filtra ma esce con Idi con decisione, la recupera ancora Galati che si appoggia su Monteleone, ha di fronte a Sedoria, cerca di puntarlo ma non gli lascia spazio il giocatore del, anzi si trattava di Jenko, il giocatore del Montepaone, con Procopio che cerca di andarsene in bello stile ma si porta la palla in rimessa laterale. E Fausto, ho visto che mister Pisano applaudiva anche l'azione, la copertura effettuata da Jenko e Procopio, quindi Pisano sostanzialmente non ha nulla da rimproverare al momento ai suoi. No, è soddisfatto, effettivamente sta chiedendo proprio ai suoi giocatori questo tipo di gioco, coprire e poi tentare le ripartenze, e piuttosto è mister Romano che è un po' ancora nervoso perché poco fa chiedeva il cartellino giallo. Attenzione, tiro di Rotella murato da Domenico Voci se non vado errato, ma attenzione anche Campenni cerca la soluzione un po' estemporanea da lontano, però c'è stato un pallone, ancora una volta un pallone sporco che arriva all'interno dell'area piccola del portiere, che vede però la possibilità per il San Calogero di diventare pericoloso e si riprenderà con un calcio di rinvio da parte del portiere lombardo, chiaramente senza particolare fretta per quanto riguarda l'estremo difensore del Montepaone. Si prepara appunto al rinvio, tre giocatori in avanti, quindi il Montepaone non rinuncia ad attaccare Doria, Marco Voci e Procopio, e Lombardo che calcia di destro proprio a cercare il Mandzukic del Montepaone. Il colpo di testa però è di Campenni che anticipa anche Prestia e si riprende con una rimessa laterale che sarà appannaggio di Jenko, che tocca per Procopio che difende la palla, restituisce a Jenko che vince un tackle, se ne va in velocità, cerca di mettere la palla in mezzo, Marco Voci arriva ma viene chiuso dalla copertura di Mazzeo, attento nel chiudere appunto la diagonale e nel rinviare nella zona di Prestia, anticipato da Paparazzo in rimessa laterale con il numero 14 Galati che appunto si prepara a effettuare rimessa e poi la cede però proprio a Prestia per Rotella che controlla bene in maniera elegante proteggendo il pallone, scambia ancora con Prestia che caracolla al centro del campo cercando di allargare il fronte di gioco e aprendo poi sulla sinistra per Rizzo, ha di fronte a sé Marco Voci, appoggia ancora una volta per il numero 17 Mazzeo, rotella ma si inserisce Mellace con Fiorentino che controlla e poi alza ancora un campanile verso Doria e la palla sicuramente sta schizzando come una partita di ping pong, lanciata avanti e dietro senza un ordine, con il San Calogero che comunque preme in maniera agonistica e il Montepaone che non riesce a ragionare come normalmente fa anche in situazioni di pressing degli avversari. Lombardo recupera la palla costringendo Prestia ad andarlo a pressare e poi con le mani la scaraventa nella zona di Jenko che riceve appunto palla, punta l'avversario ancora in velocità, allarga il gioco in direzione di Marco Voci che cerca lo scambio con Procopio, esce bene il numero 17 Mazzeo, ancora un lancio con Bassi De Masi, veramente gagliardo in questa giornata Bassi De Masi, che rinvia con Monteleone e Paparazzo che fanno a sportellate e però rimangono fermi all'altezza della tre quarti campo, zona offensiva del San Calogero. Ancora rimessa laterale, tocco verso Prestia che si gira, viene subito contrato, recupera ancora il San Calogero, apertura per Rizzo che scambia
che scambia con un compagno, ma viene rubata palla da Domenico Voci che viene contrato con decisione da parte di Mazzeo, e poi ancora Rotella che preme sull'acceleratore chiuso da Mellace. Non si fanno complimenti, ma si gioca in maniera maschia e agonistica. Il colpo di testa vede Lombardo uscire e fare sul pallone e poi rilanciarlo in profondità verso Marco Voci. È uno stop da Serie A quello di Marco Voci, che ferma il pallone, si appoggia a Domenico Voci, arriva Procopio, apertura verso Paparazzo, si apre il fronte di gioco, ma è rientrato tutto il San Calogero, la palla viene smistata al centro, ma Mazzeo colpisce di testa. E ancora Marco Voci che recupera, ha di fronte a sé un avversario che cerca di marcare. E vediamo ancora Doria che se ne va in bello stile, ma si chiudono le maglie del San Calogero che riparte con un tocco verso Monteleone, che però viene intercettato da Bassi De Masi. Presidente, una partita dai cambi di fronte costanti. Sì, sì, è veramente interessante la partita, solamente però che ormai gli schemi non ci sono più. C'è il San Calogero che attacca con quattro uomini, ma la bravura del Montepone è quella di non essersi chiuso e di ribattere colpo sul colpo. Fausto, tu che hai visto da vicino lo stop di Marco Voci, me lo puoi descrivere? Bellissimo veramente, ha tenuto la palla attaccata al collo del piede, davvero è stata una cosa di prestigio. Ed ecco che intanto la palla è finita fuori, c'era qualcuno che recriminava per l'intervento su Domenico Voci, ma riparte ancora il San Calogero. Palla a terra, lancio in profondità verso Bello, ma c'è ancora Bassi De Masi che però poi inventa un campanile che fa arrivare la palla direttamente in rimessa laterale. E ancora tutto il San Calogero che si propone nell'area, nella zona dell'area di rigore del Montepaone. Il cross lungo però è preda di Gianmarco Lombardo e quindi si riprenderà con un rilancio, ma attenzione perché Bassi De Masi ha qualche problema e Lombardo mette la palla in out. Fausto, riesce a capire di che si tratta? Crampi? Credo di sì perché tiene le punte degli scarpini. E vediamo che è proprio Monteleone che interviene per dargli sostegno. Sono quei crampi molto dolorosi mentre cosa, Fausto? No, stavo dicendo ai barellieri, faccio un po' d'aiuto anche in questo, che l'arbitro li aveva chiamati in campo. Ecco, c'è una sostituzione. Forse c'è una sostituzione. Due. Ecco, allora, due sostituzioni, doppia mossa di mister Pisano, vediamo. Mi tu pare già che puoi vedere di che si tratta. Sì, si stanno preparando il numero 13 Nania e il numero 20 Cannistrà. Quindi sta per entrare Cannistrà e noi cogliamo l'occasione perché abbiamo addirittura la mamma di Cannistrà qui vicino e il filo ce lo permette, sta per entrare Cannistrà, bulldozer Cannistrà, perché il gioco si fa duro e bisogna rinforzare gli ormeggi. E certo, i duri iniziano a lottare adesso, quindi speriamo bene perché lui viene da un infortunio, speriamo che non abbia nessuna. Comunque ripetono la pettorina per il momento, è ancora carico, non è subito pronto. Ha voglia pronto, di giocare, ha voglia di... Ci dice Fausto Varano che ha rimesso la pettorina, ma possiamo chiedere, è più forte il figlio o il padre? Sicuramente il padre, no? Non c'è dubbio. Grazie, con buona visione. Ed ecco che noi torniamo in postazione dopo aver disturbato la signora Cannistrà e intanto la palla si impenna, Marco Voci la colpisce, Rizzo rinvia in una zona però dove c'è Jenko che colpisce di testa, la palla viene toccata per Paparazzo che cerca di controllarla, evita che finisca in rimessa laterale, Maccarone ancora una fase convulsa di gioco con Mellace che cerca di mettere ordine per Paparazzo. Paparazzo controlla e apre poi per Domenico Voci, tocco ancora per Paparazzo, apertura nella zona però dove c'è Rotella che sicuramente col suo ingresso ha dato maggior peso all'attacco del San Calogero, però Paparazzo recupera ancora la palla, parte Marco Voci, Mellace preferisce il tocco per Procopio, Procopio punta l'avversario, apre poi per Doria, ma è importante il salvataggio di Rizzo con Procopio che poi cade e fa cadere a sua volta Rizzo, chiaramente senza volontarietà, e quindi si riprenderà con una punizione in favore del San Calogero. Partita combattutissima
quando siamo giunti alla mezz'ora di gioco, quindi siamo nell'ultimo quarto d'ora con il Montepaone in vantaggio per 1-0 e con Mazzeo che appoggia la palla a Calarco che la fa viaggiare poi dall'altro lato del campo per mettere in azione l'esterno destro basso del San Calogero che si affida a Prestia che scambia con Monteleone, perfetto in anticipo, e Campegni appoggia a Calarco mentre Marco Voci cercava di mettere pressione all'estremo difensore del San Calogero. Sembra che il Montepaone abbia superato il periodo peggiore e si stia riproponendo in zona d'attacco con Galati che lancia in profondità verso Monteleone che spostato a destra cerca di superare Mellace, ma si sa con Mellace non si passa, anzi elegante anche nel controllo il numero 4 del Montepaone che poi appoggia a Bassi De Masi e Bello che viene anticipato da Lombardo, però la palla finisce in rimessa laterale. Sento in collegamento Fausto che sta parlando con tutti. Fausto, tra poco cercherai di intervistare anche i massaggiatori. No, veramente più che i passeggiatori ho qui gli infermieri, quelli che stanno il soccorso, diciamo, medico che è stato chiamato poco fa e mi hanno confermato che erano crampi. Ed ecco che sta allora entrando ecco la sostituzione. Sì, la sostituzione. Non sono più due, ma è uno solo. Per il momento entra Canistra. Credo che mi sembra Fausto, Voci, se esce Marco Voci merita l'intervista subito, perché io Marco l'ho fatto Voci già alla fine del primo tempo, adesso lo becco di nuovo qui. Disturbiamolo tutte le volte che possiamo. Ecco che entra quindi Canistra al posto di Marco Voci. Il Montepaone protegge appunto il suo vantaggio. Sì, è un caro ecco ragazzo che Marco mi ha già, va a salutare i compagni della panchina e viene sicuramente, è una persona sempre disponibile, davvero, oltre che un grandissimo vai giocatore. Vai Fausto. Marco, spiegami, come avevi la colla sul piede poco fa per quell'aggancio? No, dai, ho cercato di tenere palla per far salire la squadra, sono riuscito, dai, speriamo. Non so quanto manca, speriamo manchi poco. Mancano 15 minuti più recupero. Marco, il San Calogero sta premendo adesso nel secondo tempo. Poi è giusto, stanno cercando di pareggiare la partita. Noi stiamo facendo la nostra partita tranquillamente. Non stiamo soffrendo, stiamo soffrendo poco, va bene così per ora. Diciamo, contestiamo un po' l'allenatore, ma tu non potevi servire in campo adesso per il raddoppio. No, è giusto, servono pure gli altri. Diamo 20, servono tutti. Ciao, grazie. A posto Fausto, cerchi sempre di seminare zizzania, ma Marco Voci non ci casca, è come quando è solo davanti al portiere, non sbaglia mai. E quindi mentre c'è un giocatore del San Calogero, anche lui è afflitto da crampi, che si prepara appunto a tornare comunque in campo, si trattava di Monteleone il giovane, e vediamo appunto la punizione che sarà battuta con tutto il San Calogero che si rovescia nell'area di rigore. Vediamo se il Montepaone avanza la linea difensiva almeno sulla linea dell'area di rigore oppure se si fa spingere all'indietro dalla pressione del San Calogero. Anche qui Grimaldi dovrà stare ben attento a notare anche il fuorigioco, ricordiamo che in queste categorie l'arbitro è da solo. Si prepara appunto il calcio di punizione, parte la parabola, arriva al centro dell'area, cadono in parecchi, il colpo di testa di Campegni, ma c'è stato un fallo su Conidi e quindi, anzi no, su Mellace, e quindi giusta la segnalazione di Grimaldi con punizione in favore del Montepaone affidata a Gianmarco Lombardo. A questo punto, con un po' d'anticipo sul solito, facciamo scegliere a Giuseppe Ranieri i quattro migliori giocatori, due per due da una parte e due dall'altra, per quanto riguarda le due squadre. Sicuramente Marcellino ha l'onore di aver trovato il guizzo giusto che ha rotto l'equilibrio, quindi per il Montepaone Marcellino, e poi possiamo anche menzionare Voci Marco, ma anche Jenko che ha trovato molto, molto spesso il corridoio giusto. Per gli ospiti possiamo parlare del numero 11 di Monteleone, ma anche del numero 9 che si chiama sempre Monteleone. Jenko, Marcellino e Marco Voci e i due Monteleone, sapete già che col tasto fucsia del vostro telecomando potete confermare o meno le scelte di Giuseppe Ranieri, quindi a voi telespettatori l'ardua sentenza. Parte Fiorentino, la palla arriva in mezzo, ribatte Prestia proprio nella zona di Monteleone, franco bollato da Conidi che poi permette a Mellace di rinviare ma non in maniera pulita per Galati che parte in velocità, grande recupero di Domenico Voci che va a chiudere, ma è ancora Prestia che si scontra regolarmente
regolarmente con Jenko e poi Bassi De Masi rinvia ancora in direzione Procopio, che è rimasto l'unico terminale veramente offensivo di un Montepaone che sta custodendo questo preziosissimo vantaggio minimo ma importante nei confronti del San Calogero. Il rinvio ora sarà affidato a Borello, quasi travolto da Cannistrà, che giustamente alza il braccio per dire sì e ho fatto fallo, e quindi punizione in favore del San Calogero. Vista la stazza di Cannistrà, i giocatori del San Calogero preferiscono protestare con l'arbitro piuttosto che direttamente con lui, e l'arbitro va a redarguire il neo entrato giocatore del Montepaone. Sarà Campegni a battere appunto questa punizione. Ormai tutto il San Calogero è proiettato in attacco e parte il destro di Campegni a cercare appunto una deviazione, una spizzata di testa di Bello, la palla rimbalza, arriva ancora Monteleone, anticipa anche Prestia, apre verso Galati, palla in mezzo, colpo di testa di un insuperabile Conidi e la palla ancora danza all'altezza dei 20-30 metri del Montepaone. Apertura di Monteleone per Rizzo, che mette la palla lunga in mezzo, colpo di testa di Jenko, recupera ancora Domenico Voci. Vediamo che è successo qualcosa, l'arbitro ha visto un fallo di mano presumibilmente, ma fuori forse aria, fuori aria, forse fuori aria. Fausto, era fuori aria. Tu hai anche il monitor di servizio, Fausto? Sì, ce l'ho qui davanti, sembra che loro protestano perché non vedono la linea dell'area di rigore. L'arbitro a quanto pare ha segnalato che è fuori aria. E comunque c'era il fallo di mano di Domenico Voci, anche se è caduto e quindi ha impattato col braccio, la segnalazione di Grimaldi in questo caso può essere legittima, e quindi vediamo la punizione, che vedrà un tiro presumibilmente, qui potrebbe calciare un mancino, vediamo chi avrà questo compito, ma probabilmente Monteleone, che indipendentemente dal piede con cui tirare si assume la responsabilità della punizione assegnata da Grimaldi. Comunque, Giorgio, ad onore del vero dobbiamo dire, noi siamo in una posizione leggermente decentrata rispetto alla posizione, l'arbitro era in linea e lui ha potuto vedere se era in aria o fuori aria, perché era proprio sulla linea della porta, noi da questa parte non potevamo vedere se c'era dentro o meno. E poi l'esperienza arbitrale si vede, perché ha comunque posizionato lontano dalla linea la palla per dire ho visto bene, era fuori dell'aria. Questo è un arbitro che ha già arbitrato parecchie partite, e quindi vediamo, sono in due, si tratta del probabilmente di Rizzo e di Monteleone, un mancino e un destro. Lombardo ha posizionato la difesa, finta di Rizzo, parte Monteleone, murato Monteleone, ribattuto ancora Monteleone, esce fuori il Montepaone, il rilancio vede applaudire tutti i sostenitori della squadra di casa, con ancora il San Calogero poi in attacco, si tratta di Mazzeo che difende palla, si appoggia per Prestia che mette il pallone in mezzo, la palla pericolosa rimbalza all'improvviso davanti a Lombardo, che però ha la colla nei guantoni e blocca con sicurezza, e quindi vediamo che c'è ancora qualcosa che non va per Grimaldi, che vede tutto, anche quello che non vediamo neppure noi, un pallone in campo, e quindi non si può ricominciare a giocare, e si riprenderà con una restituzione della palla da parte di Monteleone a Lombardo. Riparte ancora Bassi De Masi, che controlla la sfera, lancia in profondità, recupera Domenico Voci, quando siamo giunti, e se Fausto anche mi dà conferma, al 37esimo minuto di gioco, Fausto? E 30 secondi. Perfetto, quindi siamo in sincronia con Lombardi che scambia con Bassi De Masi, che appoggia poi la palla mettendola in cassaforte a Mellace, esterno destro a favorire Cannistrà, apertura per Fiorentino, riparte, si distende il Montepaone, Fiorentino in velocità, Doria gli apre lo spazio, riceve palla, bellissima la finta di Doria, ma non ci casca Mazzeo, ma certamente ottima l'azione dei giocatori del Montepaone, che guadagnano metri, secondi e applausi. Presidente Mirarchi, sulle fasce il Montepaone ha un lavoro di catena sia a destra che a sinistra molto importante. Ci sono adesso circa 10 minuti per poter recuperare la partita oppure chiuderla definitivamente il Montepaone, ma stanno giocando dando tutto ai giocatori, veramente usciranno stanchissimi. Intanto è caduto Monteleone, quindi c'è punizione affidata a Rizzo, che poi tocca a Calarco, che controlla il
pallone e si prepara al rinvio sempre di destro, che però finisce la zona di Mellace. Colpo di testa, Paparazzo controlla ancora per Mellace, che si appoggia poi a Bassi De Masi, pressato da Bello, ma l'apertura precisa è Perienco, che si defila completamente sulla sinistra, poi si accentra, cerca l'imbucata per Domenico Voci, ma viene contrato dalla difesa del San Calogero. Il rilancio, anche questo senza fronzoli, da parte di Conidi, vede Doria compiere un ennesimo tocco di genio nei confronti di Rizzo, e Cannistra, che per eccesso di entusiasmo fa una via di mezzo tra un tiro e un passaggio, quando c'era Procopio ben posizionato per poter arrecare danni alla porta di Calarco. E quest'ultimo che rinvia, la palla si impenna, attenzione perché Rotella salta proprio addosso a Cannistra, commettendo quindi fallo. Vediamo cosa decide Grimaldi, se si tratta di fallo in favore del Montepaone, come dovrebbe essere, con Mellace che si occuperà appunto della battuta, e il Montepaone che guadagna ancora una volta secondi e metri preziosi, quando siamo ormai negli ultimi 10 minuti di gioco sostanzialmente. Mellace, apertura col radiogoniometro per Jenko, che controlla, evita un avversario, si appoggia su Bassi De Masi, che alza una campanile, che però è preda come al solito di Campenì. Recupera ancora Rotella, che alza la testa, cerca Monteleone, che evita di testa Mellace, ancora scambia con l'altro Monteleone, però ha un'incertezza poi che viene intuita da Conidi, che la mette in out, e quindi si riprenderà con una rimessa laterale con Galati, che sta per dare la palla al numero 5 Maccarone, che recupera la palla e la scarica verso Campenì. Campenì apre per Mazzeo, questa volta spostato a sinistra, pressato da un Procopio sette polmoni che continua a correre, anche se ormai siamo nella parte finale della partita. Il lancio lungo in profondità, colpo di testa con Lombardo, che controlla la palla, la mette per terra e aspetta che arrivi Bello per appunto recuperare il pallone. Fausto, che aria tira tra le due panchine? Beh, il discorso è, le due panchine sono, da una parte quantomeno è abbastanza caldo nei confronti dell'altra, però ti stavo dicendo che nonostante mister Romano abbia messo in attenzione, sì, abbia messo Doria in campo, che Doria se n'era andato in velocità, il destro però è finito out. Prego Fausto. Stavo dicendo che nonostante le forze fresche messe da mister Romano in avanti, non è che il San Calogero alla fine abbia fatto grosse conclusioni verso la porta di Lombardo. Sì, è vero, un paio di punizioni dal limite dell'aria, però di grandi parate Lombardo non ne ha dovute compiere, anche per la bravura dei suoi difensori, segnatamente Bassi De Masi e Conidi. Attenzione perché Rizzo ruba palla a Doria, che si era un attimo distratto. Intanto c'è stato un colpo un po' duro su Mellace, che crolla per terra, e quindi nonostante le contestazioni sull'effettiva entità del danno arrecato da parte dei giocatori del San Calogero, entrano in campo i sanitari. Fausto, sul tuo fuso orario a che minuto siamo? 42esimo. Ultimi 3 minuti, questa volta vediamo se il signor Grimaldi alzerà la mano per appunto segnalare il recupero, però siamo agli ultimi 3 minuti, più recupero per un Montepaone che sta praticamente tenendo in scacco il San Calogero, vincendo per 1-0 con il gol effettuato, la rete effettuata alla mezz'ora da parte di Marcellino. È ancora a terra Mellace, quindi ci sarà qualcosa da recuperare, e noi approfittiamo per chiedere al presidente Mirarchi quello che chiederebbe qualunque telespettatore: nessuna voglia di tornare in campo? No, assolutamente. Abbiamo chiuso dopo 28 anni di calcio. Adesso sono venuto a vedere questa partita che mi ha divertito, però devo dire una cosa, che certo 3-4 giocatori, il livello in confronto a 5 anni fa è molto molto abbassato. Vedo anche Manno lì che fa i complimenti, una memoria storica del Pedrizzi. E quindi vediamo che Mellace si sta riprendendo, e chiediamo allora a Maurizio Vatrano, quando hai calcolato che quando si superano le 50 sigarette poi anche il computer dice basta? Questo l'ho calcolato, è detto da più parti, che, e ripetiamolo pure oggi, fumare fa male, è pure difficile comunque lasciare questo maledetto vizio, diciamo.
come pure mi darei atto, tu che ami questo sport, due tifoserie, una partita decisiva, due tifoserie correttissime che stanno l'una a fianco all'altro. Questo è il calcio che ci piace. Sì, signora, due tifoserie colorite. Speriamo che anche a fine partita si mantenga questa serenità che è utilissima allo sport, come spesso ripetiamo. Grazie Maurizio, vediamo allora che si è intanto ripreso Mellace, suona la carica Rizzo cercando appunto di portare avanti il pallone, ma gli viene rubato da Domenico Voci che se ne va in velocità sulla fascia, ma viene contrato dal ritorno di Maccarone e Monteleone. Il tocco poi basso per Mazzeo, apertura per Campennì, a questo punto all in the box, colpo di testa di Cannistrà, Doria svirgola la palla, recupera ancora Rizzo che cerca di andarsene, ma di fronte a sé Doria che lo ferma e mette in rimessa laterale, mentre Mellace sta facendo cenno che probabilmente può rientrare. L'arbitro gli dice ok. Fausto, in che condizioni è Mellace? Mellace stava rientrando prima, poi nella foga dell'azione poco fa Domenico Voce addirittura gli era andato addosso e ha rischiato di ributtarlo di nuovo a terra, però per fortuna ce l'ha fatta. È un po' claudicante, però Armando pare che ce la faccia per chiudere questa partita. Vediamo che intanto si è preparato anche Pirritano, l'uomo che segna ogni volta che entra. Vediamo se ci sarà l'ingresso, Fausto. E Mellace che si è allontanato abbastanza per poter essere sostituito e rientrare, poi far entrare Pirritano. No, forse esce Procopio. Ah, quindi ecco sei che esce. Sei cattivo, hai pensato male. Sì, però lo vedo proprio affaticato anche Mellace. Comunque un applauso a Salvatore Procopio che ha segnato fino ad oggi 9 reti, quindi aspettiamo di festeggiare il suo ingresso in doppia cifra quanto prima. Però entra Pirritano, un altro lottatore, un giocatore di quelli che ci mettono cuore, polmoni e tecnica. Vediamo se Fausto riesce a intercettare anche Procopio. Se riesce a intervistarlo ecco, ha segnalato intanto 5 minuti di recupero il signor Grimaldi, quindi Fausto, se la matematica non è un'opinione, sarebbero 300 secondi? Sì, forse sì. Comunque benissimo. Stavo dicendo, Salvatore Procopio è molto stanco, è andato a sedersi in panchina, mi ha fatto cenno con la mano che attenzione che non Pirritano può riceve palla. Bravo. Viene fermato con un intervento deciso da parte di Mazzeo e qui c'è l'ammonizione di Grimaldi perché Pirritano se ne stava andando. Notiamo che Grimaldi ha aspettato un paio di secondi per vedere se l'azione proseguiva in favore del Montepaone e poi ha fischiato la punizione, quindi diamo atto a quest'arbitro di avere effettivamente gestito bene, di avere un'esperienza sufficiente per arbitrare gare di un certo peso. Penso sia così, Fausto. A vederla dal campo ho un'ammonizione che ci sta, perché il giocatore si è messo davanti, lo ha aspettato, ha chiuso, ha evitato che il giocatore lo saltasse ed effettivamente l'arbitro da questo punto di vista non ha sbagliato questa volta. Probabilmente ci poteva stare qualche ammonizione anche precedentemente, ma in questa occasione non ha sbagliato certamente. E intanto vediamo che sarà Paparazzo a battere la punizione, non scendono tutti i lunghi del Montepaone. Vediamo che mister Pisano chiede di andare poi verso il calcio d'angolo, la parabola è alta, esce male Calarco ma recupera Prestia, rilancio lunghissimo con il colpo di testa all'indietro che finisce nella zona di Lombardo che evita anche l'intervento di Monteleone, però poi è bello che colpisce ancora di testa, recupera con Mellace che questa volta, pur dolorante, non abbandona il campo, si vede che soffre moltissimo ma vuole esserci perché questa è una partita importante, lancio verso Pirritano e Pirritano era in fuorigioco, mi sa, attenzione perché Calarco nel rinviare colpisce in pieno Pirritano che rimane per terra. Fausto, era fuorigioco di Pirritano e non di Doria che pure era partito in velocità. No, era Pirritano, oltretutto è andato anche verso la palla, quindi è giusta la chiamata del direttore di gara perché effettivamente c'era la posizione irregolare. Poi probabilmente nel correre verso la porta non si è fermato e ha ricevuto l'impatto col pallone rinviato dal portiere. Sì, ho visto chiaramente certamente che la...
Certamente, stavo dicendo, sì, vabbè, l'ha preso in faccia, però Peritano si rialza adesso, tutto può servire per recuperare qualche secondo, obiettivamente, dai. Ecco che ancora è Mazzeo che scarica verso Rizzo, ultime speranze per il San Calogero, ultimi momenti prima della festa per il Monte Paone, con Monteleone che recupera la palla, scambia ancora, ma c'è l'errore questa volta di Mazzeo e la palla che finisce in rimessa laterale, questa volta non c'è fretta per battere appunto la rimessa, toccherà a Fiorentino andare appunto a recuperare il pallone. Fausto, quanto durano 300 secondi? Beh, adesso ce ne sono rimaste un po' di meno, perché sono rimaste 1 minuto e 15, perché siamo al 48esimo e 45 secondi. Ecco Doria che va a combattere con Rizzo, c'è ancora un colpo e vediamo che l'arbitro ammonisce Rizzo e questo ha un valore importante, perché Doria è riuscito a ottenere una punizione in una zona del campo dove non si corrono rischi per il Monte Paone, per un colpo che gli è stato dato da Rizzo, e quindi si recuperano secondi preziosi per il Monte Paone, che probabilmente rimarrà inchiodato in quella zona del campo per il resto del minuto e mezzo che ancora mancano alla fine della partita. Partita comunque il classico fallo da frustrazione, Giorgio, perché effettivamente il giocatore del San Calogero non riusciva più a recuperare il pallone, e allora come si fa nel basket, che si cerca di fermare la squadra avversaria per regalargli due tiri liberi, in questo caso hanno regalato un calcio di punizione. E vediamo allora che il numero 19 e il numero 20, Paparazzo e Canistra, si preparano, tocco verso Canistra che ora protegge il pallone, controlla la palla e commettono ancora fallo, sono tutti addosso a Canistra, ma l'arbitro vediamo che interviene con Calarco che addirittura cerca di tirare fuori Canistra fuori del campo, e questo sicuramente ammonizione nei confronti di Monteleone, e qui probabilmente finisce la partita, perché questo nervosismo può solo danneggiare il San Calogero, con Grimaldi che va ancora ad ammonire anche l'altro Monteleone. Vediamo che dice che bisogna aspettare, momenti concitati, probabilmente pensavano che Canistra volesse perdere tempo e quindi l'hanno trascinato fuori dal campo cercando di recuperare secondi preziosi. Vediamo ora Grimaldi da dove farà riprendere il gioco. Però dovremmo essere proprio alle battute finali. Ecco che si riprende e riparte ancora il San Calogero, palla in avanti e finisce, è finita la partita, il Monte Paone ha vinto per 1-0, rete di Marcellino, il Monte Paone arriva a un punto di distanza dal San Calogero con una gara da recuperare. È stata una partita entusiasmante, il gol di Marcellino al 30esimo del primo tempo ha risolto la situazione. Ora Fausto, lanciati nella mischia, ma adelante Pedro cum judicio. Intanto a nome dell'esterna 65 Antonio Siciliano, Sassai Apello, Maurizio Vatrano, ne dimenticherò qualcuno, Pasquale Lentini e tutti coloro che Giuseppe Ranieri e tutti coloro che collaborano quotidianamente a questo nostro impegno, a questo nostro divertimento, con la voce di Giorgio De Filippis. Noi vi salutiamo ricordando il finale: Monte Paone 1, San Calogero 0. Vai Fausto Varano, se riesci a intervistare Pisano proprio nel momento della vittoria, mentre il Monte Paone va a festeggiare sotto la curva, va a festeggiare da Gregorio Vatrella. Vai Fausto. Alessandro, allora so che il momento subito dopo la partita in genere si dice non parliamo, però oggi dobbiamo dire, è una partita importante, una vittoria importante, chiaramente non dice nulla per la fine del campionato, però davvero superare il San Calogero, riprendere la sconfitta dell'andata, è davvero una cosa importante oggi per voi. Sì, in questo momento diciamo che si corona un inseguimento che è partito da molto lontano, perché noi avevamo 8 punti di ritardo, adesso siamo a un punto e dobbiamo recuperare una partita, quindi per noi è un grande momento, siamo contentissimi, è stata una partita difficile come era normale che lo fosse, quindi andiamo avanti come è giusto che sia. Un secondo tempo diciamo che il San Calogero ha cercato di proiettarsi avanti, però obiettivamente io ho detto in cronaca che di tiri in porta verso Lombardo ce ne sono stati pochissimi.
Sì, siamo riusciti a gestire bene, meglio di quanto pensassi il secondo tempo, pensavo di un San Calogero più arrembante, invece siamo stati abbastanza bravi nel gestire, un po' imprecisi nel palleggio, e questo gli ha permesso di mettere qualche pallone lungo dentro, altrimenti credo che non gli avremmo concesso neanche questi palloni che sono arrivati in area nostra. Grazie, io ti lascio andare alla festa e poi magari ti lascio nelle grinfie di Giorgio De Filippis, ciao. Grazie a voi. Giorgio, qui abbiamo finito, qui è tutto dal campo, possiamo anche chiudere, se tu sei d'accordo ci sentiamo poi con le notizie e le interviste negli spogliatoi. Un appuntamento in collaborazione con Ricevitoria Gerace a Montepone-Rivo. Da noi puoi giocare Supereraotto, Totogol, Totocalcio, Tris Giornaliere e Win for Life, ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Match Point. Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'annesso bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in via Padre Pio a Montepone Rito. Su di noi puoi scommetterci.